forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tuo sei, in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. Ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo, che non scordo. Insieme a me e ti stringevi a me, all'improvviso mi hai chiesto lui chi è, lui chi è, un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Buongiorno, buongiorno, avete sentito che bellissima canzone, Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, musica e parole stupende. Questa mattina ne parleremo con Petra De Zanetta, presidente Triveneto ACTO, associazione contro il tumore ovarico, che è qui in presenza con noi. Grazie Petra di essere qui, veramente grazie. E invece da Verona siamo collegati col dottor Antonio Maria Cartolari, presidente del Comitato Veneto e Trentino Alto Adige, AIRC, Fondazione per la ricerca sul cancro. Buongiorno dottor Cartolari, grazie anche a lei di essere qui. Buongiorno, grazie. Allora dottor Cartolari, io partirei proprio da lei, questa importante ricerca che continua ad andare avanti, questi tumori molti addirittura sconfitti, cosa ci racconta presidente? Le racconto che i tumori ogni anno che passa guariscono sempre di più, purtroppo incrementano anche il numero dei tumori e soprattutto nel periodo di Covid c'è stato una minore attenzione al tumore perché ci si doveva proteggere da altre cose, per cui c'è stato un netto incremento in quel periodo. Adesso si sta ritornando un po' alla normalità. Diciamo che la percentuale di tumori guariti è sempre, sempre più elevata di anno in anno, e questo ovviamente grazie alla ricerca, dove AIRC ovviamente svolge il suo compito. In particolare nel Veneto noi siamo, diciamo, una regione molto importante sia per numero di abitanti che per, diciamo, centri di ricerca, perché abbiamo delle eccellenze che non esagero a dire che in certi casi possono essere anche a livello mondiale, con le università di Verona e di Padova, per cui io credo che investire da parte di noi, diciamo,
popolazione verso AIL che sia una cosa assolutamente fondamentale. E sentivo che c'è presente anche la signora che rappresenta l'Associazione per i tumori ovarici. Ecco, i tumori femminili sono un qualcosa in cui AIL è particolarmente attenta. E tra le varie attività che durante l'anno svolge attraverso anche i suoi comitati locali, in questo caso il Comitato Veneto e Trentino Alto Adige, e c'è l'Azalea della Ricerca che ormai da quasi 60 anni è conosciuta da tutti e ne siamo nelle piazze d'Italia, in 36.000 piazze, cioè dei numeri notevolissimi. Ecco, non vorrei parlare di questi numeri, ma vorrei parlare invece del cancro ormai. Oggi guarisce oltre il 50% nella media nazionale dei tumori e questo è un dato che fino a pochi anni fa era assolutamente impensabile. Dottore, quello che, dottor Cartolari, quello che però io abbinerei alla parola ricerca, scienza, tecnologia è anche la prevenzione. Grazie forse anche a queste donne che ci mettono la faccia, che hanno creato dei comitati molto importanti, che non hanno paura di parlare di quello che è accaduto a loro, di questo male che una volta era impensabile solo nominare la parola cancro, pochissimo anche il tumore. Ecco, non fa più paura e aiuta altre donne, altre persone a vivere in maniera diversa, a non essere più terrorizzate come se era una volta, grazie anche a queste cure. Ma la prevenzione è fondamentale o sbaglio, dottor Cartolari? No, no, la prevenzione è assolutamente fondamentale. La prevenzione è quella che ti mette nella condizione, facendo, diciamo, le opportune verifiche, che poi tra l'altro lo screening viene anche, c'è cioè anche il nostro servizio pubblico lo aiuta perché tutti noi riceviamo delle informazioni, soprattutto dopo una certa età, credo, di quello che si dovrebbe fare per essere quantomeno garantiti che se ci sono dei tumori, magari in fase iniziale, vengono scoperti. Quindi la prevenzione prima di tutto, e ovviamente poi ci sono le regole di vita, il vivere una vita corretta e sana sotto ogni punto di vista, dal punto di vista per esempio del fumo, che ormai sappiamo che il fumo è una delle principali cause di tumore, ma non solo del tumore ai polmoni, di vari tipi di tumore, quindi per esempio non fumare, mangiare ovviamente un'alimentazione equilibrata. Non particolarmente grassa, ma un'alimentazione equilibrata, vivere una vita sana, camminare, muoversi, cioè cercare di fare tutte quelle cose che ci aiutano ad allungare la nostra vita insieme alla prevenzione, per cui io credo che siamo nella strada giusta, ma bisogna continuare e soprattutto bisogna un po' sponsorizzare questa ricerca scientifica, appunto, perché la ricerca costa e l'Italia comunque a livello europeo veramente ha un fiore all'occhiello, è una delle tante diciamo, capacità italiane che magari sono poco conosciute, ma noi rispetto al resto dell'Europa, con esclusione dell'Inghilterra, che ha una grandissima tradizione nel volontariato, proprio che risale all'Ottocento, è una cosa che sappiamo, gli inglesi su questo sono molto bravi, ma a parte gli inglesi noi siamo ampiamente oltre Germania, Francia, Spagna, cioè tutte le grandi e importanti nazioni europee non fanno neanche un decimo di quello che fa l'Italia in volontariato. Grazie dottor Cartolari per quello che ha detto, però io aggiungerei anche una cosa importante. Io ho avuto degli illustri ospiti dove si parla anche di vaccino contro i tumori, dei vaccini che veramente forse sconfiggeranno i tumori. La ricerca sta andando avanti a vele spiegate veramente, per questo bisogna investire, perché abbiamo la fortuna di avere una ricerca che funziona, come ha detto lei, con delle università meravigliose. Poi lasciamo perdere quello che succede dopo, però abbiamo delle università meravigliose. Però anche questi vaccini con questa pandemia sono serviti a capire che forse anche questi sono stati utilissimi per capire che in futuro si potrà forse vaccinare, ogni tumore avrà un vaccino o qualcosa del genere. Prego, dottor Cartolari. Sì, esistono già dei vaccini per la prevenzione di certi tipi di tumore, questo senz'altro. Purtroppo se ne fa poca comunicazione, diciamo, a livello di enti pubblici. Questo dovrebbe essere un pochino sviluppato di più, perché le persone non hanno molte volte non hanno la più pallida idea del problema del papilloma virus, che vale per uomini, donne, per tutti. Per cui non ecco, questo direi che è molto fondamentale, piuttosto che certi tumori femminili o tipo utero. Ci sono delle novità importanti che vengono avanti e
Io credo che AIRC è sempre in prima fila, in prima linea nel cercare di dare questo tipo di informazione. Ho notato recentemente che invece anche il pubblico sta cominciando, il Ministero della Salute sta cominciando ad avvisare che esistono queste possibilità con i vaccini. Certo, non puoi vaccinare ogni tipo di tumore, voi sapete che i tumori purtroppo sono di una varietà talmente elevata che... ma ci stiamo arrivando, adesso è di gran moda, ma non è solo una moda, è la scienza, la cosiddetta medicina di precisione, ognuno ha la sua cura. E in questa maniera, sì, questo, diciamo, dopo la scoperta del DNA e dopo aver mappato anche tutti i tumori che sono in certi centri, sono stati, abbiamo potuto mappare a livello mondiale. Ecco, si sta arrivando a guarire delle forme di tumori un tempo considerate assolutamente inguaribili. Quindi dobbiamo crederci, dobbiamo continuare, dobbiamo darci da fare e credo che diciamo, rendere il tumore curabile, che è un po' il nostro leitmotiv per andare avanti, credo che sia assolutamente fondamentale. Allora, prima di dare la parola a Petra De Zannet, che è presidente Triveneto ACT, Associazione contro il tumore ovarico, abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Rinaldo? Rinaldo è andato a farsi un caffè. Allora, Petra De Zanni, parole importanti, quello del dottor Cartolari, presidente Comitato Veneto e Trentino Alto Adige, AIRC, perciò Fondazione per la Ricerca sul Cancro. Penso che questa mattina c'è veramente un feeling tra di voi perché parlate la stessa lingua. Tu hai provato nella tua pelle cosa vuol dire avere questo tumore, questa terribile malattia, però che non fa più paura. Specialmente poi se ci sono persone come te che si rimboccano le mani, e riescono a far capire l'importanza della prevenzione e la fiducia nella scienza, nella ricerca, nella medicina, negli ospedali, nei medici. Prego, Petra. Innanzitutto io ringrazio il dottore qui presente perché appunto ha detto delle parole chiave e delle parole fondamentali, perché anche noi, ACT Triveneto, siamo in prima linea tutti i giorni dove facciamo prevenzione e cura nelle donne, in questo caso per noi, malate di tumore ovarico, di tumori ginecologici, ma una cosa importantissima che ha detto il dottore è anche il discorso del papillomavirus, che il vaccino del papillomavirus che noi cerchiamo ogni giorno, e qui vorrei che anche tutte quante le amministrazioni, ma anche la Regione Veneto stessa, ci ascoltasse, perché tutti quanti insieme dobbiamo fare un grande lavoro, perché ancora oggi le vaccinazioni contro il papillomavirus sono molto molto basse e non sanno i rischi di questa infezione. Ti interrompo un momento solo, Petra, perché abbiamo Luisa da Verona, sennò come sai mi cade la linea, già è caduta con Rinaldo. Vai Luisa. Ecco, è caduta anche con Luisa, stamattina andiamo bene. Allora vai Petro, prego. Sì, scusa Luisa, provate a riprendere la linea perché io devo far parlare e anche finire gli ospiti, prego. Non sanno praticamente la pericolosità del virus papilloma, dell'HPV papillomavirus, perché negli anni questo virus può rimanere latente all'interno del nostro corpo e negli anni può trasformarsi in tumori della cervice uterina, oppure addirittura alcuni studi hanno fatto che ci sono adesso molti tumori testa-collo che sono dovuti all'infezione papillomavirus. Però, come ha detto il dottor Cartolari, cara Petra, si fa poca prevenzione, ma soprattutto la comunicazione che è fondamentale. Il dottor Cartolari ha evidenziato che pochi conoscono la possibilità di vaccinarsi. Ecco, però io sono convinta che bisogna pure accompagnare anche queste persone, perché culturalmente non siamo abituati e ci informiamo anche poco, bisogna dire la verità, perché siamo così e non c'è niente da fare. Però bisogna anche capire che adesso ci sono tante associazioni, tipo la tua, che proprio cercano di aiutare questa informazione, o sbaglio, Petra? Beh, sì, noi tutti i giorni siamo nei territori,
Anche qui giornata mondiale sul tumore ovarico, 7 maggio, 6 maggio, adesso il 21 siamo con lo IOV di Padova, siamo a Padova, dove anche in quelle giornate noi cerchiamo di fare prevenzione, perché la prevenzione è la prima cura per una diagnosi tempestiva, perché appunto dietro una diagnosi tempestiva di guarire il tumore, ad esempio io parlo anche di un tumore mammario che nel 90% dei casi ha un indice di sopravvivenza ai 5 anni che grazie appunto a questo contributo che anche l'AIRC, grazie all'AIRC, grazie agli studi che hanno fatto, è arrivato a superiore all'87%. Luisa da Verona, vai Luisa, se hai ripreso la linea, prego. Grazie Mirella, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno Luisa. Allora, siccome ho sentito che parlavate di vaccini per il tumore e io ho sentito un professore, potrei farle anche il nome, che l'abbiamo visto tanto durante la pandemia in TV, quando le hanno chiesto di questi vaccini, lui ha detto che non è che sono vaccini, ma sono farmaci elaborati e fatti col sistema che fanno il vaccino dell'RNA. Quindi non sarebbe proprio detto un vaccino, è un farmaco. Ecco, volevo solo chiedere questo al dottore. Grazie, buongiorno Mirella, buongiorno al suo ospite. Grazie a te Luisa, salutiamo Verona. Prego, dottor Cartolari. Allora, premetto che io non ho una cultura scientifica perché sono un volontario come tanti altri, quindi non sono la persona adatta a dare una risposta tecnica alla signora Luisa. E certamente per quanto riguarda il papillomavirus lo chiamano ed è un vaccino, poi comunque un vaccino è comunque un farmaco, chiaramente è un farmaco, un vaccino è un farmaco perché interviene sul fisico nostro modificando qualcosa, quindi sicuramente è un farmaco, sicuramente è un vaccino, quantomeno quello del papillomavirus, ma lascerei ovviamente a chi è più tecnico di me, perché ripeto, io sono un volontario, vado in piazza e cerco di fare quello che posso per raccogliere per la ricerca scientifica, che è la base dei risultati per cui noi arriviamo, ci vuole a certi risultati, ovviamente ci vuole l'aiuto di tutte le organizzazioni, perché la filiera per arrivare fino al letto del malato è lunga e diciamo il percorso anche necessita di vari step, di vari gradini per arrivare poi sia pera o per fortuna alla guarigione. E insistiamo con i vaccini, guardate, adesso non mi sto riferendo ovviamente alla polemica che c'è in corso per quanto riguarda i vaccini del Covid, che in questo caso di nuovo non sono io il tecnico che può rispondere, però certamente la salute è migliorata di tanto, dovuto a mille fattori. E non basta che pensiamo al vaccino Sebin, anche quello è un farmaco e quello ha risolto in maniera definitiva il problema della poliomielite, ricordiamocelo sempre, direi che è un esempio, quasi un faro per quanto riguarda la storia dei vaccini. Ha fatto molto bene a spiegarlo, dottor Cartolari, perché io penso che se faccio la domanda alla Petra, ti interessa sapere se si chiama più vaccino o farmaco, se ti interessa più sapere se per il tuo male va bene, ti aiuta e ti dà la speranza di guarire. Poi i termini tecnici ognuno può interpretarli alla propria maniera, adesso qui ognuno si cura da solo su internet, va su internet, si cura, si ordina anche le medicine, fra poco si farà la ricetta e andrà in farmacia, perché molte persone hanno deciso di fare così, beate loro che sanno tutto, io preferisco farmi curare da persone esperte e competenti, che è molto importante. Sabina da Mestre, ciao Sabina. Salve, buongiorno a tutte e buongiorno al professore. Senta, io sono una paziente del tumore ovarico, operata 3 anni fa in stadio avanzato, in stadio alto grado, mi scuso. Volevo porre una domanda alla signora Petra De Zanette, specificatamente al tumore ovarico. Come siamo messi? Perché so benissimo che il tumore ovarico è la bestia nera, chiamato anche il big killer dei tumori ginecologici, e quindi mi conforta sapere che esiste questa associazione che proprio sul tumore ovarico sta impegnando
modo veramente incredibile. Grazie. Grazie a te Sabina, penso farà molto piacere anche alla Petra, perché lei veramente ci mette la faccia e sta correndo a destra, manca, per cercare veramente di far capire l'importanza intanto di essere unite, di fare squadra, sopra, non solo donne ma persone, a mio avviso, parliamo di persone. Perché quando si parla comunque di donne, quindi si parla di persone, perché attorno alla donna c'è una famiglia, quindi uomini, donne, tutti. Tutti, si parla di tutti. Rispondo alla carissima Sabina, grazie per questa domanda, perché appunto prima si è parlato di cure, di probabilità di cura, di diagnosi. Ecco, molto più difficile è ancora trovare una cura per il cancro all'ovaio, perché appunto sfugge alla diagnosi precoce. E la sopravvivenza negli anni della diagnosi al cancro all'ovaio è oggi pari al 43% circa, in confronto ad un 87% che può essere il tumore alla mammella. Quindi ecco perché nel tumore ovarico abbiamo ancora molta, molta strada da fare, perché ancora la percentuale di sopravvivenza ai 5 anni è molto molto bassa. Comunque noi ci crediamo, continuiamo ad andare avanti ogni giorno, a fare prevenzione, a parlare con le persone, a fare promozione di attività sociale, dare informazione. Il 2 maggio ricordiamo, perché 7 maggio, 8 maggio è stata la giornata mondiale sul tumore ovarico, esatto. E qui devo dire una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo, perché appunto non ho visto una grande attenzione dietro a quello che può essere il tumore ovarico. Non è la stessa cosa come può accadere al tumore alla mammella. Purtroppo anche le amministrazioni stesse, per quanto riguarda il tumore ovarico, ancora sono molto in silenzio. Allora abbiamo Rinaldo, il nostro Rinaldo ha preso la linea, poi vedremo le immagini, ecco, di questo fiore meraviglioso che l'AIRC ha distribuito nelle piazze, proprio per far capire l'importanza invece di sapere, di conoscere queste giornate fondamentali per conoscere, ecco, queste malattie, e che sono delle malattie veramente che, se prese in tempo, stiamo parlando di tumori, hai la possibilità di sopravvivenza molto alta grazie a questi farmaci, vaccini, chiamiamoli come vogliamo, l'importante è che facciano bene, che ci salvino la vita, questo è importante. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Hai tu una bevete caffè? No, non è una caffè, è linea, è caduta. Vai Rinaldo! Grazie a questi personaggi qua che c'è da fare. Mi ho perso fra lei, cugnai, 50 anni fa, che ora era da piangere ad un tumore. Ma grazie a persone come queste che c'è da fare, a divulgare il problema, farlo capire la gente che la prevenzione è una roba utilissima, va bene. Queste persone vengono qua, chapeau, cavalli da te, perché non manca tanto, ma questa è la gente che dobbiamo da aiutare, non comprare una pianta, comprare tutto al fiorista se è ricavato dai valori, a quello che studia lui, perché quello che fa i signori, e lo fa per cuore, perché lui lo fa per farsi vedere o per guadagno. Quindi le persone che cosa bisogna, che il mondo si posa su persone giuste, sui problemi giusti, vada con quell'acqua, cosa gli ha fatto, ma siamo un paese, va bene, che su tutto il cretinale mi vuoi dare. Queste persone che sono qua, che tutta la vita le ha fatto del bene, le ha studiato per salvare la gente. Bisogna, Mirella, voltare la pagina, va bene, e cercare che la gente capisca e aiutare queste associazioni che sono qua. Ciao Mirella,
e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie Rinaldo, grazie anche per aver ricordato questa tragedia che queste persone, queste famiglie, questo popolo dell'Emilia Romagna purtroppo sta vivendo. Avete visto che disastro alla natura, la natura non si ferma, non si comanda, quando decide di arrivare, arriva. Noi l'abbiamo provato col Vaia, adesso in Emilia Romagna con questa acqua, pensate che è caduta tutta l'acqua che cade su un anno in poche ore, in un giorno. Pensate cos'è successo a questa, veramente, a questa popolazione che dovrà rimboccarsi le maniche ancora una volta, tanto è vero che i primi ad arrivare è sempre il mondo del volontariato, la protezione civile, i vigili del fuoco, che non finirò mai di ringraziare per la professionalità e la competenza. Forse dobbiamo ancora di più supportare i vigili del fuoco, perché a mio avviso è un corpo che veramente merita tutto il nostro rispetto, e soprattutto gli investimenti vanno fatti anche con loro. Ecco, dottor Cartolari, l'importanza, ecco, di capire dove investire, perché è fondamentale. Abbiamo anche un paese fragilissimo, salutiamo anche questa popolazione che veramente non con le spalle al muro, è sott'acqua completa, ha perso tutto, pensate a perdere tutto e chissà come andrà a finire. Prego, dottor Cartolari, un saluto doveroso, poi sentiamo anche Petra. Ovviamente mi associo a quello che lei ha detto fino adesso per quanto riguarda l'Emilia, per quanto riguarda la ricerca scientifica, che poi alla fine è quella che io un po' rappresento, il volontariato della ricerca scientifica. È chiaro che l'investimento in AIR che viene fatto in maniera corretta, direi due parole, voi dovete pensare che ogni volta che date un euro come volontà, come popolazione all'AIRC, attraverso le azalee, attraverso le mille altre attività che fa AIRC, di questo euro 85 centesimi vanno in ricerca scientifica, che vuol dire che i costi di AIRC, che ovviamente escludono i volontari, ma devono avere delle persone che lavorano a tempo pieno per AIRC, anche perché si gestisce un patrimonio molto importante, vengono utilizzati in maniera corretta, sono pubblicati sul sito AIRC.it, per cui questo dovrebbe dare sempre maggior fiducia nel dare la donazione a favore della Fondazione AIRC. Le modalità, i progetti vengono valutati da una commissione internazionale, perché chiaramente, trattandosi di una ricerca primaria su certe molecole, si deve poter fare la miglior ricerca disponibile in quel momento. Quindi viene fatta in Italia, c'è un panel di professori universitari selezionati a livello mondiale che decide qual è il progetto migliore, poi questo progetto viene assegnato. Quindi ci sono dei gruppi di ricerca che lavorano in Italia nelle varie istituzioni italiane che hanno avuto una valutazione. Tenete presente che per un medico che sta iniziando la sua professione e sta tentando di pubblicare e di fare un minimo di carriera di ricerca, avere avuto un'assegnazione di un progetto AIC è un punto qualificante. Per cui questo vi dà l'idea di che serietà e di che impegno c'è da parte di AIC nel selezionare sempre il meglio, e che impegno c'è da parte dei medici nel cercare di fare sempre migliori progetti di ricerca. Dico due parole su quel discorso che faceva la signora prima per quanto riguardava il tumore ovarico. Ha dato dei numeri molto importanti e vorrei anche aggiungere che questo 47% del tumore ovarico è un numero che, se raffrontato con il numero che c'era 20 o 30 anni fa, è un numero già esaltante quello. Perché per un tempo di tumore ovarico moriva il 90% delle donne. Questa è la verità, per cui qualcosa si sta facendo. Si sta facendo tanto, non qualcosa, si sta facendo tanto. Sono d'accordo che si dovrebbe parlare di più anche del tumore ovarico. Molti progetti di AIRC sono dedicati al tumore ovarico, per cui tutti insieme andiamo avanti e vedrete che questi numeri saranno sempre, sempre migliori di anno in anno. E fino ad arrivare all'obiettivo che... ormai questa è la malattia dei secoli, non del secolo, perché è andata, ha cominciato a essere di interesse primario già nel secolo scorso, e io penso che in questo secolo magari una soluzione la troveremo. Grazie dottor Cartolari, a questo punto andiamo in pubblicità. E via
abbiamo in presenza Petra De Zanette, presidente Triveneto ACTO, associazione contro il tumore ovarico. Collegato da Verona abbiamo il dottor Antonio Maria Cartolari, presidente comitato Veneto e Trentino Alto Adige AIRC, fondazione per la ricerca sul cancro, che stanno cercando di far capire l'importanza di conoscere, di informarsi e di fare prevenzioni. Allora io partirei anche proprio con queste immagini che abbiamo visto anche prima, dottor Cartolari, con queste piazze piene di questi fiori meravigliosi che è l'azalea, questo fiore coloratissimo, bellissimo. Com'è andata, dottor Cartolari? Ecco, i numeri che avete, che numeri fanno ben sperare? La gente arriva, si informa, oltre a prendere il fiore, perché è dovuto, ma si informa. Com'è la situazione? Guardi, è quasi imbarazzante parlare di buoni numeri, perché chiaramente sembra quasi un'azienda. In realtà noi dobbiamo sempre ricordare che migliori sono i numeri e più avanti va la ricerca. Quindi gli italiani credono in AIRC, questa è la cosa principale, credono in AIRC, e quindi solamente per parlare di numeri veneti, me glielo dico in maniera grossolana, noi ogni anno solamente con la azalea raccogliamo 1 milione di euro. Vediamo solo le immagini anche, perché sono molto belle solo queste con la immagini. Le immagini, poi tutte le attività che c'ha, che sia dal punto di vista, diciamo, della raccolta fondi attraverso 1000 iniziative dei vari comitati, che sono 17 in Italia, quindi sono tanti, sono, diciamo, il Veneto è uno dei principali. E noi abbiamo in Veneto e abbiamo circa 2000 volontari che lavorano nella raccolta dei fondi gratuitamente, come tutti, e questi 2000 volontari realizzano questi numeri importanti di cui dicevo prima. Volevo vedere anche le azalee, vediamo se riusciamo a vedere anche le azalee oltre i volontari, per far capire l'importanza della donazione. Eccole qua, prego. Ecco, dottore, eccolo qua, le azalee, come vedete sono azalee molto belle. E, diciamo, c'è una donazione di 18 euro che, diciamo, può sembrare un po' di più di un valore di un'azalea, ma dentro questi 18 euro ci sono le guarigioni di tanti tumori, bisogna sempre ricordarselo, ed questo è il motivo per cui le persone hanno fiducia in AIRC e questa iniziativa ha il successo che ha, perché poi se sono 20.000 volontari nel Veneto, sono 20.000 in Italia, questi sono i numeri. E in questo momento ci sono più di 100.000 donatori attivi, sempre fissi, è una cosa incredibile i numeri che riesce a realizzare AIRC. E dobbiamo pensare anche, sempre tornando ai numeri dei tumori, che in questo momento ci sono più di 3 milioni e 8 di persone che sono vive dopo 5 anni dal tumore. E sono anche questi numeri importanti, la sopravvivenza è sempre, sempre, sempre migliore, di anno in anno. Come dicevo prima, i tumori invece no, i tumori purtroppo quelli continuano ad aumentare. Evidentemente io non, su questo non voglio andare più di tanto nel merito, però proprio per questo bisogna continuare a crederci, noi ci crediamo, guarda che belle che sono, me ne entusiasmo solamente a guardarle. E anch'io vado in piazza perché non devi neanche, talmente le persone ci conoscono, perché siamo attivi da ormai 60 anni, e che vengono e prendono l'azalea, non devi fare per favore fermatevi, ci abbiamo le code e noi pian pianino distribuiamo queste azalee attraverso i nostri volontari. Il numero globale di AIRC che si avvicina, di raccolta in un anno, si avvicina a circa 200 milioni di euro, quindi è la realtà più importante, sono numeri da grande impresa questi, è la realtà più importante che esiste in Italia. E deve essere ancora più importante, ma perché la ricerca costa cara. Un progetto di ricerca può costare milioni di euro, capisci? Questo è il punto. Io adoro tutte le altre associazioni, se non ci fossero non arriveremo neanche a quelle cifre. Ci sono associazioni che raccolgono e poi quando hanno raccolto devono dare per forza ad AIRC se vogliono indirizzarli alla ricerca. Poi ci sono altri step da fare, tipo l'assistenza al malato piuttosto che la domiciliare, tutte queste cose, piuttosto che l'aiuto proprio fisico negli ospedali, però sono altri aspetti per cui ci sono delle associazioni che funzionano benissimo, ci sono delle associazioni specialistiche come quelle
che è rappresentata dalla signora che rappresenta un certo tipo di tumori, ci sono quelle dei tumori dei liquidi cosiddetti, delle leucemie e altre, che sono organizzazioni che funzionano benissimo, che io suggerisco a tutti: non siamo in una competizione che arriva primo, siamo in una competizione per guarire il tumore, questo è il punto fondamentale. Ma io dico anche che se devi fare un progetto che costa 20 milioni di euro solamente sulla carta, questo progetto penso che lo possa sostenere solo AIRC. Questo è un dato di fatto, per cui se uno ha un tumore raro piuttosto che tumore raro, perché quella c'è un'ulteriore organizzazione, c'è un tumore, diciamo, che o quantomeno difficile, perché ci sono dei tumori che hanno delle percentuali di guarigione oggi intorno al 5, 10, 15%, ci sono dei tumori gravissimi, ma anche lì ci si sta avvicinando, anche lì i meccanismi d'azione, con quello che dicevo prima, la medicina di precisione, ci si sta avvicinando, per cui oggi si fanno delle scoperte interessantissime e le percentuali di sopravvivenza al quinto o certi tumori gravi addirittura vengono valutati al decimo anno. Ci sono delle forme di sarcomi, ma non voglio andare nel tecnicismo perché non è la mia materia. Comunque ci sono delle forme di tumorali che vengono considerate, diciamo, tra virgolette, guarite con la sopravvivenza al decimo anno. Ecco, questo per dare un'idea di in che campo siamo e contro cosa lottiamo. Io come volontario ogni giorno mi alzo e ringrazio AIRC che mi ha dato questa possibilità di in qualche maniera guidare il Veneto e il Trentino, perché io mi sono trovato una squadra già formata di persone entusiaste che ne inventano una al giorno con feste di campagna, con balli da tutte le parti, con organizzazioni, cene, che sembra che ci si vada a divertire, ci si va a divertire, ma quando noi andiamo a queste cose torniamo a casa con recentemente, solamente nel Veneto, così in organizzazioni improvvisate, abbiamo raccolto 100.000 euro. Capisce che 100.000 euro è una cifra anche importantissima. Certo. Poi con 100.000 euro puoi dare 3 borse di studio a 3 giovani studenti dell'università che abbisognano di questa borsa di studio per andare avanti in un progetto universitario. E questo nasce da invenzioni di qualche volontario che telefona e dice: cosa dice se facciamo una cosa nell'ambito della parrocchia Y dove facciamo i tendoni e diamo da mangiare tutte le salamelle? E dico: perfetto. E poi il risultato finale è che si sono divertiti per un giorno intero, hanno lavorato perché non ha idea come la gente ci crede, e torni a casa con 50.000 euro. Cioè sono cose importantissime, grandissime, che lei le moltiplichi per le 17 regioni. Ecco, una cosa di cui non ho parlato, il 5 per 1000 è importantissimo, il 5 per 1000 è una quota consistente di quelli che sono i ricavi delle donazioni di AIRC. Quindi anche in questo credeteci, e se dovete indicare il 5 per 1000 sappiate che i soldi vanno nella direzione giusta. Ecco, questo è un ulteriore messaggio. No, hai fatto bene a dirlo, perché con tutti questi 5 per 1000 vorremmo anche capire, invece, come ha spiegato bene lei, anche quando si dona, capire anche dove vanno a finire questi soldi, perché delle volte veramente c'è questo, certo, punto di domanda. Lei ha spiegato molto bene, dottor Cartolari, l'importanza anche di conoscere cosa si fa e cosa, dove viene speso questo denaro e dove viene investito. Io andrei, siccome il tempo corre, purtroppo devo correre, dottor Cartolari, perché devo far vedere anche questo video di Petra De Zanette, perché queste foto anche che Petra racconterà, ci spiegherà, andiamo a vedere il video con le foto, con la musica. Ecco qua Petra. Prego Petra, sottofondo. Niente, questa è stata la giornata tumore ovarico del 7 maggio 2023, dove qui c'è stata una rete degli assessori dei 3 comuni, Casale sul Sile, Casier e Silea. Appunto in questa giornata pazienti e medici in prima linea per la prevenzione, per l'informazione sul tumore ovarico. È stata una bellissima giornata dove abbiamo trovato molta sensibilità da parte di tutti i partecipanti dei vari comuni, e questo praticamente è quello che noi dobbiamo continuare a fare, perché appunto la prevenzione, l'informazione, come dicevo anche prima,
è praticamente la nostra cura. E appunto noi facciamo anche questo, perché appunto la raccolta fondi, noi con quelle raccolte fondi lavoriamo per le pazienti, cioè noi arriviamo a curare le pazienti dopo le terapie, perché si sa benissimo che noi abbiamo bisogno di AIRC, che potrebbe essere per il discorso della ricerca scientifica, perché appunto noi dobbiamo solamente ringraziare questi ricercatori, perché appunto grazie alla scienza anche il tumore ovarico sta aumentando di probabilità ai 5 anni, ma poi sono stati inventati anche nuovi farmaci a bersaglio molecolare, ad esempio anche per le geneticamente mutate, che fino al 2018 non esistevano. Quindi io personalmente, che sono una paziente geneticamente mutata al BRCA2, io sto prendendo un farmaco e posso dire adesso che, per fortuna, perché appunto io dico sono fortunata, perché appunto la scienza ha inventato questo farmaco. Allora Petra, quello che però dobbiamo anche capire è che qualcosa si sta muovendo anche nell'ambito sociale. Ad esempio, fra poco non saranno più le ULS a occuparsi di sociale, socio-sanitario, socio, ma saranno i comuni, dovranno mettersi in rete e avranno un ulteriore onere, perché è una cosa importantissima parlare di socio e di sociale, perché apri un mondo, ma soprattutto avere delle persone competenti. Io continuo a dire che è un assessorato delicatissimo, dove ci devono assolutamente persone che sanno di cosa parlano, ci vuole mediazione, ci vuole pazienza, ci vuole conoscenza. Ecco, purtroppo delle volte noi ci troviamo con le spalle al muro, sento tante ospiti che dicono noi non siamo stati invitati a quel tavolo e siamo un'associazione, tu ne sai qualcosa, l'hai detto anche tu, questo deve cessare, perché voi state facendo delle cose importantissime, avete tutto il diritto di sedervi attorno ad un tavolo se si parla di una cosa che vi riguarda. Poi se ci andate è un problema vostro, ma l'invito deve arrivare, perché voi vi siete messi in prima linea e state aiutando veramente, fate cittadinanza attiva ed è molto importante. Prego Petra. Guarda, io credo sia difficile per le amministrazioni, ma difficile è anche per noi, perché noi siamo ogni giorno al fianco delle pazienti e quindi noi sappiamo quanta fragilità e quanta voglia dietro a questa fragilità ci sia la voglia di fare prevenzione alla cittadinanza, che poi la prevenzione è aiutare altre donne nella prevenzione, nella diagnosi tempestiva. Quindi noi ci mettiamo in campo per aiutare altre persone. Quindi anche questi assessori al sociale devono ascoltarci, devono essere al nostro fianco, devono capire, cioè bisogna che questo inizi a funzionare. In effetti, come si è visto, io con questi tre comuni ho fatto una bellissima giornata, cioè sono state le tre comuni dove ci hanno appoggiate in questa solidarietà, in questa sensibilità. Sentiamo anche cosa ne dice il dottor Cartolari, l'importanza del volontariato, ma un volontariato attivo come siete voi, prego. Sottoscrivo quello che ha detto la signora fino all'ultima parola. Io sono uno dei sostenitori proprio anche a livello centrale, perché io poi partecipo anche a livello centrale alle decisioni di AIRC, di questo organizzarci tutti assieme. Come dicevo prima, è una filiera che deve viaggiare assieme. Deve ognuno avere i suoi compiti, ma poi alla fine il risultato deve portare da un lato la ricerca scientifica, dall'altro la ricerca chirurgica, dall'altro la ricerca di come viene ospedalizzata la persona, terzo l'assistenza a casa, quarto l'assistenza agli anziani, quinto tutto, fino anche a come alimentarsi, cioè dare quelle informazioni che certe volte un paziente purtroppo viene dimesso con un foglietto in cui gli dicono fai così e non sa neanche da che parte cominciare. Invece ci sono delle associazioni che curano anche questo aspetto, che ti procurano la parrucca, che insomma tutto ciò che riguarda il mondo del tumore deve muoversi insieme, proprio come un concerto. Non è una cosa che ognuno dice oggi ci sono loro e non ci siamo noi, domani ci sono loro.
e andiamo noi. No, deve essere una cosa vista a 360 gradi, dove ognuno gioca la sua parte, e in questo modo arriveremo a qualche soluzione prima o poi, anzi stiamo già migliorando molto. Dottor Bartolari, però abbiamo un problema, specialmente qua nel Veneto, ma non solo nel Veneto, ma io sto parlando nel mio Veneto, visto del Triveneto, anzi visto che si chiama Sveglia Veneti, che purtroppo le associazioni, anche quelle più importanti, fanno fatica a fare squadra. Ecco, questo campanilismo purtroppo che esiste, perché è inutile che ce la giriamo a dire che non è vero, però che fa male perché in tanti si arriva, in pochi non si arriva da nessuna parte o ti fermi a metà strada. Cosa ne pensi, Petra? Poi sentiamo anche il dottor Cartolari. Ma diciamo che questa purtroppo è una grande realtà, però noi non ci arrendiamo, continuiamo ad andare avanti, perché sinceramente questo è quello che noi abbiamo voluto. Quindi quando ci si mette in campo ti dicono hai voluto, quindi pedala, cioè nel senso non bisogna mai arrendersi e bisogna avere guardare con un occhio al futuro con speranza. Sì, però quando la bicicletta magari qualcuno la buca, devi trovare qualcun altro che te la infila e che te la mette a posto. È questo il mondo del volontariato, fare squadra, essere uniti, fare rete. Prego, dottor Cartolari. Io sono con lei, signora, bisogna assolutamente fare rete, ma le dirò di più, io che giro per le varie città venete e mi trovo, non so, a Jesolo, che fanno le faccio un esempio di Jesolo perché è uno di quelli che più mi piace andarci, perché organizzano per Natale queste cene degli albergatori jesolani dove fanno la gara chi è più bravo e poi hanno dei risultati in termini economici incredibili. E poi io devo comunicare cosa faccio dei loro quattrini, no? E loro vogliono dire che dico, insomma, i quattrini li darai a Venezia. No, dico, quest'anno ho dovuto darli, non so, a Trieste, che non c'entra niente neanche con il Veneto. E allora la faccia, la risposta è un po' immusonita. Ma dico, signori, volete guarire il tumore o volete dargli soldi al vostro vicino di casa? Dovete solo dirmi questo, io sono molto diretto poi nelle cose. Questa risposta è per dire, dobbiamo fare squadra dovunque ci si trova nella condizione di migliorare la salute pubblica in qualsiasi modo, ci si deve muovere insieme, ci si muove con lo IOV di Padova, assolutamente, noi siamo la mamma di tutti e come mamma di tutti cerchiamo che tutti i figli alla fine siano contenti di lavorare con la mamma, ma il concetto è che non è che se arriva un euro allo IOV e allora non arriva da AIRC, e allora AIRC deve arrabbiarsi con lo IOV perché ha preso quell'euro, è lo stesso, diciamo, vengono concentrati. Io l'unica cosa che voglio poter dire a favore di AIRC è che AIRC, e questa è proprio la sua caratteristica, vale verso tutte le altre organizzazioni, in questo caso di ricerca scientifica, davvero è la mamma di tutti, perché AIRC assegna in assoluto il progetto migliore con quel meccanismo che avevo detto prima. E quindi questa è una garanzia proprio di super partes. Invece certe organizzazioni a livello locale cercano di favorire ovviamente i medici a livello locale. Allora, il medico locale è bravissimo, ma non è detto che sia il migliore in quel momento. Potrebbe il migliore essere a Milano e non dobbiamo avere timore che un soldo veneto vada a Milano, vorrà dire che il soldo veneto va a Milano. È così se vuoi guarire il tumore, se invece tu vuoi favorire il tuo ospedale, fai magari un'altra donazione, fai una cosa diversa. Ma se pensi alla scienza, AIRC ti garantisce che la strada che percorreranno i tuoi soldi è la strada migliore in questo momento disponibile in Italia. Allora, dottor Cartolari, poi chiederò anche a Petra, poi vi saluterò perché l'ora è proprio volata. Come mai mancano i giovani nel mondo del volontariato? E soprattutto noi vediamo molte donne anche diversamente giovani, come le chiamo io, anche con patologie anche importanti, che però riescono a dare del tempo libero che hanno al mondo del volontariato. Ecco, per cercare di avere più giovani nel mondo del volontariato, cosa dobbiamo fare? Perché non è facile neanche entrare nelle scuole e i ragazzi si stancano della letterina o del tema ricorrente, io sono questo, ho fatto questo, questi sono i numeri, loro vogliono essere intrigati, forse dobbiamo andarli a prendere là. Cosa dice, dottor Cartolari? Dico sì, e noi siamo forse un esempio, perché noi andiamo dai giovani, io personalmente vado nelle scuole, io personalmente accetto tutti i programmi che loro mi tirano fuori,
Le faccio un esempio, sa che noi oltre alla zelea abbiamo le arance, no? A un certo momento dell'anno, a febbraio. Allora queste arance, gli studenti mi hanno detto, ma scusi, ma se io spacchetto il sacco delle arance e do un'arancia a un euro? Dico, bellissimo, dico, fatelo. Cioè, io porto l'informazione, io gli faccio la formazione per la vita sana, per combattere il fumo, per combattere tutte le cose che sono prevenzione dei tumori. Poi da questi studenti, che possono essere degli istituti tecnici, piuttosto che dei licei, piuttosto che delle università, vado a dire mettetevi insieme. C'è tutto un programma AIR che ti aiuta ad avvicinarti, ad avvicinarsi al mondo della volontariato. E anche nell'ambito dell'assegnazione adesso, proprio una cosa recente, dei progetti di ricerca, abbiamo fatto delle borse di studio per i giovani medici in questo caso, perché il rischio che si intravedeva certe volte è che ovviamente il progetto di ricerca dei più senior veniva visto con maggior favore. Allora li abbiamo separati, riservando una certa quota della raccolta fondi anche dei progetti di sviluppo dei giovani. Quindi io credo poi che il giovane, finisco perché vi sto perdendo troppo tempo, il giovane di per sé... la puntata con lei. Non pensa al tumore il giovane, questo è il punto, il giovane ha altri pensieri e quindi andare a parlare di tumori ai giovani è molto difficile. Ma è guarda molto che forse difficile. Sono più intrigati di quello che pensiamo e forse anche con la voglia di conoscere, forse siamo noi che forse li guardiamo e li ascoltiamo poco, perché io sono convinta invece che hanno piacere di capire, basta vedere quando si entra nelle scuole come accolgono e cosa dicono, forse dobbiamo intrigarli di più, dottor Cartolari. Abbiamo il nostro Gianfranco Valeri, poi saluto Petra De Zanet e anche il dottor Cartolari. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco Mirella, lei prima quando ha accennato che il sociale passerà ai comuni, mi vengono i brividi, Mirella, perché sarà il disastro, Mirella, se non fanno la riforma degli enti locali e che li obbligano a mettersi assieme per i servizi, sarà un disastro. Si ricorda quando gli ho anticipato del 5-10, ha visto che ho sbagliato e qui sarà un disastro, veramente un disastro, e sarà in mano... Speriamo che rimangano in piedi le associazioni, perché se quando un comune piccolo chiude alle 2, come dice lei, e poi arrivederci lunedì mattina, non è che il paziente sta meglio. Ecco, solo questo volevo dirle. Poi una testimonianza, dottore, ho avuto 2 tumori, neanche uno, 2. Uno alla prostata e uno al colon trasverso. Praticamente dobbiamo sfatare il problema, dottore, noi pazienti dobbiamo levarci dalla testa che non è un male incurabile, è un male curabile. Basta trattare, cioè, non per stare sopra, fare quello che dicono i medici, fare attività fisica, camminare, fare sport, andare fuori, ballare, a cena, come prima, stare alle regole come ci dicono i dottori, ma come prima. Non è un male incurabile, qui le dice uno che ha avuto 2 tumori, ha capito dottore? E dopo del tumore, dopo aver guarito 2 tumori, mi è venuto anche la fibrillazione arteriale, ma andava avanti lo stesso. Buongiorno e grazie dottore, buon lavoro. Grazie. Gianfranco Valeri. Allora Petra, come ci saluti? Niente, io sinceramente vi saluto anche con le parole del signore che ha appena detto che appunto bisogna anche noi malati di tumore, non dobbiamo avere paura di affrontare la vita, ma anche solamente di parlare di tumore, perché noi non siamo dei malati, noi siamo delle persone fragili, però non siamo dei malati, quindi noi dobbiamo andare a continuare avanti con la nostra vita, continuare a fare dello sport, della vita sana e fare prevenzione, perché la nostra strada adesso appunto, siccome siamo dentro in questa vita, dobbiamo fare prevenzione e informazione e aiutare le altre persone. E soprattutto avvicinare di più le persone, perché così si farà prevenzione, mettendo a conoscenza, come ha detto il dottor Cartolari, non si finisce mai di imparare dal volontario che si mette in prima linea, che se ne inventa una al giorno, ma sa l'importanza della donazione. Per avere la donazione devi arrivare vicino alle persone, certo. Le persone devono vederti, sapere quello che fai e perché lo fai, non c'è niente da fare, non si accontentano più di certi numeri, loro vogliono vedere e conoscere. Assolutamente. Grazie a Petra De Zanet, presidente Triveneto ACT, associazione contro il tumore ovarico, grazie anche al dottor Antonio Maria Cartolari, presidente comitato Veneto e Trentino Alto Adige AIRC, fondazione per la ricerca sul cancro, grazie veramente, buon lavoro a tutti e due, pubblicità. Grazie.
E prima di presentare gli ospiti, volevo leggere ancora degli articoli della nostra Costituzione italiana, del testo vigente, perché è molto importante conoscere anche gli articoli della nostra Costituzione. Allora siamo arrivati all'articolo 19 che dice: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume. Articolo 20. Il carattere ecclesiastico, il fine di religione o di culto di un'associazione o di istituzione non possono essere cause di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Guardate che sono importantissimi questi articoli, dovete conoscere, impararli, segnatevi se c'è qualcosa di importante, perché è la nostra Costituzione vigente finché rimarrà. Adesso vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Faustino Lorenzetto. Chi non conosce Faustino Lorenzetto, esperto di tradizioni venete, ha scritto anche un libro su come curarsi con le erbe, poi lo faremo vedere. Abbiamo con legata da San Giorgio di Nogaro, Friuli Venezia Giulia, Stefania Sannataro, legale rappresentante azienda agricola Montoverde, e ci spiegherà l'acqua ponica anche lei, perché è molto importante, visto la siccità adesso no, perché avevo tanta di quell'acqua ma non basterà di sicuro, l'importanza, ecco, di combattere, ecco, con queste nuove dinamiche la siccità. Allora io partirei proprio da Stefania Sannataro. Com'è la situazione, Sannataro, in Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto tutta quest'acqua, avete visto, lo ricordiamo e abbracciamo ancora una volta tutte queste famiglie, questa popolazione veramente con le spalle al muro, per questa acqua che è caduta su un giorno, è caduta tutta l'acqua che cade su un anno. Pensate, quando la natura parte nessuno può fermarla. Prego Sannataro. Buongiorno, grazie per l'invito. Ma qua in Friuli oggi il tempo sembra che si sia stabilizzato, fino a ieri pomeriggio ha piovuto, diciamo che non abbiamo avuto grossi danni come parliamo dell'Emilia Romagna, e sembra tranquilla per ora la situazione, vediamo quanto regge. E certo è che sicuramente, anche se ha piovuto tutta l'acqua dei giorni che mancavano all'appello fino a poche settimane fa, in poco più di qualche giorno non risolviamo la crisi siccità, ecco, questo no. Allora, lei sta portando avanti un'azienda che si è innovata, sta cercando di far capire l'importanza anche di credere in una coltivazione diversa, ecco, stiamo parlando di acquaponica. Prego Sannataro. Sì, allora l'acquaponica è l'unione di due mondi, il mondo dell'acquacoltura, quindi l'allevamento delle specie ittiche, e la coltivazione idroponica, che è la coltivazione fuori suolo in acqua. Diciamo che questo metodo è un metodo che prevede il ciclo chiuso, quindi il ricircolo totale dell'acqua all'interno dell'impianto, quindi l'acqua dalle vasche di allevamento delle specie ittiche viene filtrata, viene portata agli impianti di coltivazione che vedete qui alle mie spalle. Le piante fitodepurano l'acqua ulteriormente e l'acqua ritorna alla vasca dei pesci in una condizione ideale per la sopravvivenza delle specie ittiche. Quindi sono dei piccoli ecosistemi che noi andiamo a ricreare all'interno della nostra serra, per avere un ambiente controllato, privo di sostanze nocive, sia per i pesci che per gli ortaggi. Ma soprattutto in mancanza di acqua, proprio parlando di siccità, voi riuscite invece ad avere l'acqua, a riciclarla in maniera diversa. Pensate che cosa importante stanno facendo. Prego Sannataro. Sì, in un impianto come il nostro parliamo di un risparmio idrico tra il 90 e il 95%. L'acqua che circola all'interno della nostra serra è di febbraio 2020. Ci sono ovviamente dei rabbocchi perché l'acqua evapora e viene assorbita, però il risparmio idrico è notevole. Quindi il resto dell'acqua dolce che noi non utilizziamo la si può tranquillamente destinare al consumo umano senza doverci limitare noi, ecco.
Avete capito l'importanza di questa ospite, di quello che sta raccontando e facendo vedere, ecco, per un futuro, anche perché si parla veramente di problemi di siccità. Abbiamo in linea Antonio da Padova. Ciao Antonio. Antonio? Sì, pronto Mirella, buongiorno. Buongiorno Antonio. Anche agli ospiti. Bene. Secondo me è la natura che si ribella. Perché io mi ricordo che quando avevo 5-6 anni c'era tanta natura, tanti boschi, tanti prati, tante siepi. Adesso vedo solo che giri cemento, grandi centri commerciali, grandi, cioè hanno devastato tutto. C'è poco da dire, è inutile che mi vengano a dire adesso si piange. Non bisogna piangere sul latte versato, è tutta colpa nostra. Io ho fatto, l'anno fa, andai in Slovenia. La Slovenia ha il 60% del territorio di foreste. L'Italia sì e no che ha il 30%. E continua anche a calare in Italia. Cioè, non posso parlare e dire, ma come, ma? Dio buono. Ma dov'è che c'era un prato, dove c'era un boschetto, dove c'era, adesso c'è tutto cemento, perché in Italia il problema è lo sviluppo. La mentalità nostra è di dire, si sviluppa, sì, basta creare, crescere, cementificare, e ti danno anche i bonus per cementificare, ti danno tutto. E poi, poi si vede anche dove abito io, chi c'ha i soldi si compra terreno per costruirsi, non so, un cementificazione, per farsi un suo regno, per farsi una sua reggia. Beh, ma bisogna dirci, bisogna che ti danno in testa una roba. La natura bisogna rispettarla. Se tu non la rispetti e tu la invadi, è come un po' come l'orso in montagna. Ma tu vai a camminare, dov'è che c'è l'orso? Se poi l'orso ti aggredisce, bisogna accoppare l'orso. Ma insomma ragazzi, ma noi altri diciamo, si vedono anche quando fanno le Olimpiadi, cos'è che fanno? Fanno delle piste a bob, milioni e milioni di euro per fare piste a bob. Ma sapete quanti sono in Italia che fanno il bob? Saranno lo 0,5% che fanno il bob, e tu costruisci piste per il bob, che ci sono già le piste per il bob in altri posti. È la cementificazione, il nostro paese purtroppo è rovinato e io me ne accorgo anno per anno che stanno rovinando il nostro paese e purtroppo adesso la paghiamo, inutile, cioè io poi l'avevo usato, dici con mia figlia, sto caldo qua è brutto perché quando viene la primavera vedrai che cosa succederà. Difatti è successo, il disastro è successo. Sono cose che si sanno e poi dopo noi ci lamentiamo se la natura, cioè abbiamo una tecnologia, siamo talmente avanzati, ma purtroppo non riusciamo a prevenire niente. Facciamo i disastri e poi ne subiamo le conseguenze. Buongiorno e grazie. Grazie a te Antonio. Allora passiamo a Faustino Lorenzetto, esperto di tradizioni venete, però che questa mattina ha portato intanto il libro che facciamo vedere, questo libro incredibile di Faustino Lorenzetto, Come curarsi con le erbe, eccolo qua. Allora faccio un po' un passaggio. Vai. Un poco di tutto, il titolo praticamente, e Enrico che è mio nipote di 5 anni e mezzo circa, e là qua dentro ho fatto una serie di raccolte. Più di metà del libro praticamente parla di tutta l'attività di Monsignor Tognana, il grande erborista, dove che inizia con il quaderno di Gita Crosato, perché pensè a quei tempi che andava a dottrina e Monsignor Tognana faceva portare un quaderno, gli faceva dottrina e dopo faceva una lezione di igiene, quali che sia le malattie, come conoscerle e come curarle. Dopodiché una serie di, come associazione Tognana, siamo riusciti, perché sapendo che esistevo, da una soffitta, e si vede qua che si passano anche i topi, diciamo i sordi,
E un giorno Nunzio Durigò, un mio vicino, che diceva: guarda Fortino, se ti vuoi do dei foglietti che va dal 54 al 57. Ogni settimana Tognana scriveva nota medica, che era una ricetta di come curarsi, diremmo, a salute. Dopodiché, che se le memorie che ho scritto mi praticamente, che è la storia di Monsignor Tognana, e finisce con il mio libro de, non so se sia poesie, dove che c'è una poesia che è molto tragicamente moderna, che se te voglia dice subito. Certo, legge. Ormai. Praticamente il titolo è Il fosso che cria, che tra l'altro è stato fatto un film che è andato addirittura a mostra del cinema di Venezia, qualcosa, cioè ho sentito Il fosso criar, è il titolo della poesia, scusa se faccio confusione, Il fosso che cria è diventato il titolo del film. Del film. E in pratica c'è una sensibilità forse che mi si porta, scusa, e se voi altri camminai in silenzio e tirai le recce verso terra, senti un lamento che viene su. C'è il fosso che cria. Sapevo cosa è mega dito. Non ero neanche ancora morto. Perché mi cadisse per io? Una volta ero grande, ero largo, ero fondo, un qua, sono quasi sparito. Solo di me, vedevo gli alberi di Assiesa, sentivo io sei cantare. Un qua, una lunga fila di tubi e cemento che porta a vostra acqua sporca fin sul mare. Di sta, qui temporai, vieni a trovarmi i brentane. Un co, e se poi le vostre case quasi tutte le settimane. Di sottaremi subito. Feo adesso, che fa così, non si torna in Dio. Fa così, se è vero progresso. E se un progresso che fosse qualcuno bellissima, comunque Faustino Lorenzetto, come sempre, ecco queste parole, quello che dici, ecco questi ricordi, soprattutto su questo libro sto leggendo dal foglietto parrocchiale di domenica 24 ottobre 1954. L'anno di mia nascita, tra influenza e raffreddori. Sentite cosa si scriveva. Sono due malanni che colpiscono il nostro corpo e sono la causa di tanti altri mali che ci affliggono e si possono chiamare fratelli germani, perché quando uno ci affligge anche l'altro cerca di accompagnarsi per rovinare la nostra salute. Ma nostro Signore ci ha dato un rimedio sicuro e di nulla spesa: l'acqua fresca. Basta saperla usare per bene. Prima di tutto si deve tener conto di queste leggi, perché l'acqua fresca ci abbia a conservare la salute o risanarla se intaccata da influenza e raffreddore. Allora San Nataro, si parla già nel 54 l'importanza dell'acqua, mantenerla fresca, mantenerla sana. Ecco, cosa dice rispetto alle parole che abbiamo sentito da Faustino Lorenzetto? No, sono d'accordo, l'acqua è fondamentale per tutto. E penso che sia una risorsa che viene sfruttata eccessivamente e sfruttata male. Pensiamo che il 70% del patrimonio di acqua dolce mondiale viene bevuto dal settore agricolo, quindi parliamo di agricoltura intensivo-estensiva e di allevamenti intensivi. E tutto questo tra l'utilizzo di pesticidi, diserbanti, concimi chimici e quant'altro va a inquinare le nostre falde. E tutto questo è collegato alla nostra salute, quindi se l'acqua è malata, siamo malati anche noi. Allora, lei sta cercando di portare avanti anche un'agricoltura molto biologica, un'agricoltura veramente sana. E qui adesso vorrei capire anche cosa ne pensa lei, perché abbiamo letto no al clorpirifos, il protocollo di OCG non dà deroghe per i fitofarmaci. Qui se qualcuno non mette le regole, chissà cosa berremo, cosa mangeremo. Ecco, l'importanza invece di seguire le regole, di non veramente fare di testa tua e di affidarti alle persone competenti che ti danno le vie giuste, o sbaglio, San Nataro? Sì, no, è corretto, è corretto. E guardi, noi come azienda non abbiamo neanche il patentino per i fitosanitari, quindi non possiamo proprio utilizzarli. E, tra l'altro, avendo organismi acquatici come i pesci, ma anche le rane che si trovano sotto le nostre coltivazioni, siamo completamente vincolati a non utilizzare nessun tipo di
diserbante, di pesticida o di concime chimico. Quindi il concime nella nostra azienda arriva solamente dai nostri pesci, che non vengono trattati con nessun tipo di antibiotico, ma lavoriamo con oli essenziali, estratti di erbe, macerati e quant'altro. È molto difficile, soprattutto la lotta biologica integrata, però ai miei clienti, per esempio, io dico: se trovate qualche insetto, non preoccupatevi, basta lavare bene la verdura. Garanzia del prodotto. Anzi, garanzia del prodotto, dice Faustino Lorenzetto. Allora andiamo a vedere proprio questo video, azienda pesci, fiori, piantine. Stiamo parlando dell'azienda Montoverde. Andiamo a vedere come funziona. Prego, Sanattaro, commenti pure. Vasche di allevamento, vedete le carpe koi, in questo caso allevate in Italia, e loro sono il cuore pulsante della nostra azienda, sono i veri e propri contadini. Senza di loro alla fine i nostri ortaggi non crescerebbero neanche, e grazie a loro anche avete una certezza sulla non contaminazione dell'ambiente, quindi nessun tipo di pesticida, nessun tipo di fitosanitario vario, di qualsiasi tipo vogliate pensarlo. Queste che vedete ora sono delle zattere galleggianti, dove noi andiamo a coltivare i nostri ortaggi, qualsiasi tipo di ortaggio, dal basilico, le lattughe. Questa è una pitta su un taggete. Il taggete è una pianta edule, commestibile, dipende dal tipo di taggete, ma ci sono taggeti che sono commestibili sia le foglie che i fiori, e sono molto utili comunque alla nostra salute. Coltiviamo qualsiasi tipo di pianta, ecco. Molto bello, ma soprattutto molto importante, ecco, il futuro è anche in queste aziende, in questi giovani. Qui stiamo parlando di giovani, come ha visto l'azienda di Johnny Moretto a Crocetta del Montello, giustamente anche loro stanno cercando di fare queste coltivazioni con l'acqua ponica, perché ci credono, i giovani ci credono. Faustino, tu cosa ne dici di queste nuove tipo di coltivare? No, pensavo forse che è una forma, diremo, non so, forse dico una stupidaggine, paragonandola all'ombrico che fa con la terra. Non so se mi spiego. L'ombrico mangia rifiuti, mangia letame, eccetera, e le trasforma in concime. È la stessa cosa che fanno i pesci suoi. Adesso ho detto un paradosso un po'. Però l'acqua manca. Quando che io qualche anno fa dicevo che il grano turco bisogna mettere i tubicini e mandare l'acqua a goccia, Mi deridevano, dicevano: ma tu sei matto? E adesso a Casa Corba ho visto già due o tre impianti. Bisogna un po' alla volta capire e risparmiare, come tutti questi pozzi che sono, sparano acqua, non c'è nessuno, ma no, perché dobbiamo fare una legge, no, bisogna creare cultura, spiegare che quando che l'acqua non c'è, non c'è. Io ho fotografato una fontana questi giorni che è ancora con il manico aperto, però non butta acqua. Temono, ci sono delle zone nostre tra Santa Cristina e Scandolara che in certi periodi la fontana non butta più, sono zone argillose. E poi quando verso l'inverno, quando c'è più acqua, praticamente riparte. Però bisogna cominciare, io stesso sarei un grande consumatore d'acqua, perché oltre che bere, ma anche veramente vengo richiamato da mio nipote che ha 5 anni. No, salutalo, è a casa? No, è a scuola. È a scuola stamattina. Saluta tua moglie. Ciao Maristella. Ma anche ciao Maristella. Cosa vi bea? Stamattina, in sorpresa dei nipoti, arriva mia nuora con 3 merendine. Due dritte e una rovescia qui al centro. Le mette sopra la tavola
e Enrico mi ha detto che quella a destra della nonna, la numero uno, quello in mezzo sono io e quell'altro il nonno. Quando torno da scuola facciamo un merenda insieme. Bello. No, sì, no. Faustino non dimentica mai questo nipotino, ogni volta che viene San Nataro lo ricorda, ma soprattutto questa storia, queste tradizioni, questa cultura che questo nonno sta cercando di dare a questo nipote. Ecco, il futuro è anche conoscere le storie, le radici, le tradizioni. Cosa ne pensa San Nataro? Che le tradizioni vanno mantenute, è quello che ha sempre fatto con me, mio fratello, anche mio nonno, che ormai non c'è più dal 2017. E noi cerchiamo di tenerlo vivo in qualsiasi azione che noi facciamo, quindi fa molto bene a portare questi spezzoni della sua vita quotidiana e di istruire, perché alla fine è educazione quella che dà al suo nipote, così avremo dei giovani del futuro molto più consapevoli. Allora, noi abbiamo questa azienda Crocetta del Montello, che parlavo prima, di Johnny Moretto, che fa le stesse cose che fa lei San Nataro, dove dice che purtroppo la burocrazia, ecco, ce la mette veramente tutta per creare dei problemi. In Friuli Venezia Giulia, che avete uno statuto diverso, come funziona? Anche lei ha trovato molti paletti per iniziare questa nuova attività, per fare questa azienda? C'era già? Ci racconti un po', perché sa, noi siamo anche curiosi di capire. Allora, a differenza dell'azienda del signor Moretto, noi siamo i terzi in Italia, quindi quando siamo partiti noi eravamo ancora purtroppo i primi del Triveneto e i primi del Friuli Venezia Giulia. E quindi la burocrazia non ci ha aiutato per niente, è stato molto difficile riuscire a farsi comprendere, a far capire che tipo di azienda volevamo costruire, qual era la nostra idea progettuale e qual era il concetto che volevamo trasmettere alle persone e alla società in generale. Quindi abbiamo trovato parecchi ostacoli da affrontare, perché non c'era nessun modo per aggirarli. E dal 2021, se non sbaglio, dal mese di aprile, esiste un codice Ateco dedicato alle aziende acquaponica, idroponica e aeroponica, ed esiste anche perché noi di Monverta abbiamo diciamo sollecitato questa necessità, perché altrimenti non ne saltavamo fuori neanche a livello di contabilità, di IMSS, di qualsiasi tipo di attività burocratica, ecco. E essendo poi un'attività così innovativa, io personalmente insieme a mio fratello ci siamo sentiti dire che non potevamo partecipare a nessun bando, dopo che c'era poi stato promesso, tra virgolette, che avendo tutte le carte in regola, perché c'è economia circolare, sostenibilità, esatto, e innovazione in agricoltura e giovani imprenditori sotto i 40 anni, ci siamo visti sbattere violentemente le porte in faccia con la frase: siete troppo innovativi per l'innovazione richiesta. Incredibile. Ma fa bene, esatto, a dirlo, perché bisogna iniziare a parlare di queste cose, perché sa, abbiamo dei politicanti pagati da noi poi oltretutto, che si chiedono di padri eterni, ecco, sanno tutto loro, decidono tutto loro. No, non funziona proprio così, assolutamente no, perché bisogna capire che assolutamente queste attività, questi ragazzi, questi giovani ce la stanno mettendo tutta per migliorare anche l'ambiente, per farci mangiare sano, o sbaglio, San Nataro? Sì, sì, è corretto. Quello che non comprendono, secondo me, è proprio il fatto che, nonostante gli avessimo portato un business plan, una spiegazione di persona, perché io e mio fratello siamo andati in regione non so più neanche quante volte, nel palazzo della regione di Udine, a spiegare come funziona, quali sono le caratteristiche, pregi e difetti, ma anche tutta l'idea di tutto il suolo che noi non andremo a utilizzare verrà ridestinato a prati stabili e a rimboschimento. E quindi sì, ci siamo trovati delle persone chiuse mentalmente, che guardano solo i loro interessi, perché alla fine è di questo che stiamo parlando, e che a loro, non tornando evidentemente utile un'attività del genere, essendo poi i primi, hanno cercato di mozzare subito sul nascere.
noi ci siamo incaponiti, siamo andati avanti lo stesso. Sì, si carica. E... sì, perché più trovi porte chiuse, secondo me, più vuol dire che sei sulla strada giusta. Quello che non comprendono è che l'agricoltura è intensivo-estensiva, quindi non parliamo degli orti domestici, degli orti sinergici, che abbiamo anche noi, tra l'altro, ma parliamo di seminativi, di grossi campi coltivati, ogni volta che vengono arati, ogni volta che vengono diserbati, che vengono utilizzati pesticidi, concimi e quant'altro, si crea un ambiente ostile a qualsiasi tipo di vita naturale, che sia flora, che sia fauna. I pesticidi, la minima percentuale raggiungono effettivamente l'insetto a cui sono destinato e non sono effettivamente selettivi, quindi le api vengono colpite, le farfalle o qualsiasi tipo di In effetti non vediamo più questo, quello che dice lei, che ha avuto la fortuna da piccolo di vedere queste cose. Penso ai nostri bambini, che se continua così non vedranno più queste meraviglie della natura. Abbiamo Delia da Vicenza. Ciao Delia. Buongiorno Mirella. Ciao carissima. Ho sentito la signorina che parlava adesso. No, mio figlio ha avuto la stessa strada sua, strada sbarrata. Bandi di qua, bandi di là, perso il bando per mezzo punto, perché i punteggi andavano ai laureati, ma anche in legge, che non sapevano niente della terra. Sono andati in ferie, in crociera, e senza dover rendere conto di dove spendevano i soldi. Comprarsi un macchinario, questo e quello, ma che ne fregava del macchinario? Non dovevano mica abbassare la schiena? Non dovevano mica lavorare? È andato tutto bene, così. Adesso che cosa vogliono? Li hanno demotivati i giovani. Mio figlio sta in piedi, perché? Perché c'è il papà che lo aiuta, perché ci siamo noi alle spalle. E lui ha tanta buona volontà, ma se no. Ma si meriterebbero di mangiare che cosa? Veleno? E che cosa vogliono poi dai giovani? Se uno ha buona volontà lo annientano. E guardi che, e poi quando abbiamo perso, ha perso lì due, e non ne poteva fare più di bandi. Abbiamo interpellato i parlamentari, questo e quello. Poi ci è arrivata una lettera da un avvocato dove ci diceva, no, che aveva raccolto i nomi di tutti quelli che non lo avevano preso, no, che mandava la lettera gratuitamente, poi secondo come poteva andare la storia per i pagamenti, no? Quando siamo andati, però bisognava appoggiarsi a qualche parlamentare che ci desse una mano. Io mi sono alzata, ho detto con mio figlio, vieni caro, perché questi ci accogliono anche la spesa dell'avvocato. Era il 2016, 2015, 2017, perché i bandi c'è stato un anno e l'altro, perso tutto, perso anche il miglioramento del terreno, perché fatalità, quel periodo lì, no? Hanno girato un po' le carte, prima hanno messo fuori una regola, chi l'ha osservata l'ha perso e chi se n'è fregato ha detto ma scrivi, ma fai, che c'entra se è vero o no, quello ha preso un miglioramento del terreno, sul terreno. Qua ho finito, perché abbiamo spiegato tutto. Intanto Delia ti ringrazio di questa importante testimonianza, perché dobbiamo parlarne, vi ringrazio di queste telefonate che forse qualcuno ascolta. Fino adesso ha sentito, adesso deve ascoltare e forse porre rimedio, perché così non può più girare. La gente si sta ribellando, sta parlando, sta telefonando e sta cercando di capire che questo registro va assolutamente cambiato. Delia, cosa vuole dire a questa mamma, ma soprattutto che prende le difese dei giovani, di voi e dice dobbiamo motivarli, dobbiamo aiutarli e puntare più su di loro e lasciarli crescere e lasciarli fare in quello che credono e supportarli. Prego. Ma guardi, anche noi siamo supportate dai nostri genitori, anche dalla nonna, quindi la capisco benissimo e è una bravissima mamma, sono dei bravissimi genitori, perché almeno così il loro figlio, come anche noi, ha la possibilità di poter combattere e andare contro un po' quello che è la società odierna. Quando
Allora, si sente sempre parlare di giovani che non hanno voglia, che non fanno niente, però nel momento in cui si trovano una generazione, perché alla fine non è che siamo in due o in tre, siamo parecchi, non siamo in pochi, che abbiamo voglia di fare, che abbiamo voglia di portare un cambiamento, che abbiamo voglia di portare un prodotto migliore, sano, di puntare alla salute del pianeta, ma anche di noi esseri umani, alla fine siamo quasi scomodi, quindi non si capisce effettivamente che cosa vogliono. Ma sa cosa penso anche Stefania? Che forse dobbiamo anche imparare a fare nomi e cognomi, senza per carità offendere o non so, anche denigrare, ma dire io ho questo progetto, ecco, voglio partecipare a questo bando, mi recherò in regione a parlare con questo assessorato, perché c'è un assessorato anche in regione che riguarda questo, e capirò cosa mi dirà. Nel momento che qualcuno, come dice la nostra Delia da Vicenza, si comporta in questa maniera, bisogna iniziare a fare i nomi e i cognomi. Io, senza dire niente, io sono andata, ho parlato con questo signore, mi ha detto queste cose, ecco, con queste risposte io non andrò da nessuna parte, mi sento umiliata e mortificata perché non mi supportano anche su una cosa che io ci credo molto, che poi diventa cittadinanza attiva, perché io faccio bene, faccio alla salute dei cittadini, faccio bene la salute e ci tengo tantissimo. Ecco, forse iniziare anche a fare dei nomi e cognomi non sarebbe mica male, perché questi sanno che purtroppo qua nel Veneto e nel Trivento c'è il famoso detto "Mino vo combata". Sì, signor Paron, scusa, anche le telefonate, poveretti, scusa Mirella, scusa, perché siamo così, siamo brave persone, siamo persone veramente dignitose, questo qualcuno se lo sta dimenticando, però bisogna iniziare a cambiare anche noi, iniziare a parlare e a dire, a confrontare, io mi sono confrontata con questo, questa è la risposta, è giusta o non è giusta? Andiamo a verificare assieme, ma dobbiamo fare squadra. Nadia da Treviso, vai. Nadia, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Sono, li portano che dopo sono demoralizzati questi giovani, dovrebbero aiutarli di più, perché ormai i vecchi non possono fare quello che adesso hanno intenzione loro. Devono aiutarli. Dopo volevo dire allora al signor Lorenzetto, una volta i campi, mi ricordo, che avevano dei fossoni tra un tot di metri che si chiamavano scoline. Sì, adesso non esistono più. Ma anche loro perché hanno interrato per avere più terreno, più semina, sicché i campi attorno non hanno più niente. E allora questo comporta che accumulavano l'acqua e dopo avevano il tempo di poter irrigare, ma adesso è scombinato tutto. E non ci sono più coltivazioni, adesso ci sono solo vigneti. Dopo volevo chiedere un'altra domanda alla signorina. A Stefania, ma Stefania, quei pesci vengono ricambiati oppure rimangono sempre quelli? No. Grazie, arrivederci e buona giornata. Anche a te, cara Nadia. Prego, Stefania. Allora, i nostri sono pesci ornamentali, noi abbiamo il codice allevamento, quindi possiamo anche venderli, però di base non vengono intercambiati. Cioè, un pesce rosso può vivere 30-40 anni, una carpa koi può arrivare anche fino a 70-80 anni, quindi di base sono un po' i nostri animali domestici, le nostre mascotte, quindi possono anche tranquillamente restare nelle nostre vasche. Grazie per questa spiegazione, avete sentito, ecco, quanti preparati sono questi ragazzi che intraprendono queste nuove attività. Allora andiamo a vedere, anche siccome il tempo corre, anche il video che ha portato Lorenzetto, andiamo col primo, le rogazioni 1 e poi commentiamo.
Derogazione, cosa ti ricordi? Mi ricordo appunto che, beh, mi pare che ieri mattina, non ricordo, di giugno. Sì, caldo, mattina presto. Presto, sì, sì, presto. Non mi ricordo una volta, ma forse sarà il sì, l'orario più o meno. Prima, sì, prima andare all'orario. Sì, 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 aveva un aguato alto. E mi ricordo che di qui qua, che faceva appunto sul nostro terreno qua, era l'ingresso gli era da T, era del Rosetto. Adesso facevamo tutto il coro, tutto il carrellone, e gli vai, finché finivano due più. E dopo girava, sai che era il passaggio per andare sulla strada di Ano, e attraversava il Fosseto, fra l'ultimo campo e l'ultimo, là era un passaggio, gli era troppo il foso, e dove io ho fatto piano, e si andava là, e poi riprendeva la stradina del Logo. Stradina del Logo? Sì, era un poco più... E era più grande ora? No, non mai più pulita, un poco, meno rame. Meno rame, però mai più larga, perché forse più stretta, ma i forzi erano sempre qui e lì erano sempre qui. Là non gli portava via niente. E là si portava la sua cosa. Prima di attraversare gli faceva un fiale al Taretto e faceva il crosette e metteva bene le libere riva, dopo qui restava di testa dei campi. Croce che veniva benedetta dal parroco che girava, chi era? Chi era il parroco? Il parroco veniva. Mi ricordo che era sempre il parroco, insomma, mi ricordo che era Don Luigi, che allora era il parroco Don Luigi. Di Tognana non ricordo che era troppo vecchio quando che mi frequentavo a parrocchia. Sì, ma tante volte era abbastanza frequente. C'era altra gente perché ora gli faceva, diciamo, non so quanti giorni, forse erano tre giorni, ero magari o di più. Ma questo non lo ricordo. Un giorno, ma forse tre giorni, perché faceva male tre posti diversi del paese. Sono tre posti ora. O tre o cinque, non mi ricordo. Che magari ne occupava. Come... occupava qua, come tuo posto qua, un'altra parte andava in campagna. Ma fatto più di tre. Dopo al centro e un colpo verso la parte bassa del Siena. Abbiamo il nostro Livio da Padova. Ciao Livio. Livio? No, non sento Livio. Allora Lorenzetto, intanto facciamo vedere questa. Cosa hai portato stamattina oltre al libro? Come erbe, allora qua andiamo il palo in frasca, ma va benissimo. Beh, c'ho po' forza. Foglie di bardana, i petalioi. Aspetta queste qua. Un attimo. Sannataro conosce queste foglie? No. Le ho viste nei fossi che restano qua nella bassa pianura. Allora, te la frega. Zona, sono contento che a me abbia fregato. A te la frega. Zona se ci sono queste piante qua vuol dire che la zona è perfetta, non ci sono veleni. Allora, queste qua, per infiammazioni alle ginocchia, veniva messa in questa posizione con una bottiglia. Si schiacciava tutta la nervatura, praticamente, e si avvolgeva sul ginocchio e si andava in letto a dormire. A mattina è in pratica un antinfiammatorio, diremo, no? E questo qua è quello che tante volte consiglio. Invece di questo prato in inglese che bisogna che trattai con tutte le porcherie perché resti in inglese, fai un prato veneto, che il comune Zero Branco sta premiato perché è 5 erbe nostrane. Ho avuto una volta davanti per i campi che avevamo sempre, se Dio sa premi, che vorremmo già fare. Vabbè, allora mettivi una bardana, un poco di malva, insomma, vedete che 5-6 piante, se arriva, in modo che le robe che vi serve durante l'anno, non serve ticket, non serve niente, quando serve ricette, e ne fa mai. Fermate perché se arriva Livio, ciao, poi vediamo pausa. L'altra erba, vai Livio. Respiro. Sì. Ciao Mirella, un saluto ai tuoi ospiti. Salve. Dunque, io mi chiedo con l'alluvione lì che c'è stato in Emilia-Romagna, ma è così difficile, e non mi riferisco solo all'Emilia, tenere puliti i fossi, gli argini? Io vedo che ci sono tutti quei tombini che passano vicino alle strade, gli argini, sono tutti intasati di foglie
tutti sporchi. Non c'è mai stata, questo è un piccolo esempio, un po' di pulizia di questi tondini che non lasciano circolare l'acqua. E poi io vorrei per curiosità sentire il parere del professor Del Paos, che è uno delle maggiori autorità qui di Padova, dell'università, perché l'evento che è successo in Emilia è stata una pioggia eccezionale, eccetera, che non era prevedibile, eccetera. Però vorrei sentire il suo parere su questo dissesto di questi fiumi che sono esondati, e non ce ne sarebbe per nessuno sentire il parere suo. Perciò ne troverebbe tanti motivi che hanno contribuito a esatto. questo disastro umano e anche civile. Poi un'altra cosa volevo chiedere al tuo ospite, delle erbe. Sì, ci sono tante erbe compatibili, però bisogna che la gente anche le conosca, le erbe che possono curare, perciò devono affidarsi ad esperti, perché succedono molto spesso tragedie di gente che si cura con le erbe ma con quelle sbagliate. Ecco, voglio sentire qualcosa dai tuoi ospiti, grazie. Allora Livio, per quanto riguarda il professor Del Paos, se vai a vedere la puntata di sabato, avevamo proprio ospite il professor Del Paos con una sopravvissuta del disastro di Longarone, perciò lui ha parlato proprio di questo, perciò se vai a rivedere la puntata, ecco, capirai cosa ne pensa il professor Del Paos di tutti questi eventi ed è anche degli esperti che parlano. Detto questo, sentiamo, le erbe bisogna conoscere, cominciamo a finire. Ad esempio, questa è la cavallina. Guardate, coda cavallina. Che nel dopoguerra veniva uno carretto e cavallo, la raccoglieva, la seccava, la portava in Baiava, a Padova, in ferrovia, andava su una delle più grosse case farmaceutiche nazionali. La sedica di silicio appesa, perché questa sedia coda cavallina palustre, e questa qua è a me erba, perché mia mamma da sempre pai ulcere, pai botte, per sanificare i piedi. E qua, la ricetta... Scusa, a me pare scuami. No, è confessione della mia moglie. Ah, no, è confessione della Maristella, ma se la panna scua. Prego. E praticamente, per esempio, sul codicillo per l'uomo sano e malato del Knaip, perché Tognana studiava Knaip, curato Knaip, e dice che a un bambino, a un ragazzo di 15 anni, e gli ha dato una tazza di coda cavallina per bloccare un'emorragia alla bocca, e il giorno dopo un cucchiaio alla mattina e uno alla sera. Cioè le erbe bisogna che, specialmente uso interno, saper conoscerle intanto. L'uso esterno è già meno problematico, perché Tognana, che è un ricettario tra l'altro, no? Che spiega molto bene, una branca e un pissico, fen e camosina, eccola l'importanza della cosiddetta biodiversità. La piantagine lanciolata, quando che un contadino si taglia un deo per i campi, e fa altro che teore, devi piantarne e darsi il giro. Qua era secca che aveva anche bloccata la ferita. Per dirvi, che se il latte, che se, per esempio, il latte per scottature, latte, vero latte di vacca, no? Latte stremato, strussato, estroccato, eccetera. Mia moglie, con la marmeata si è provato un braccio e mi ero, non so, ero indifferente, freddo, non mi spiego, per niente allarmato. Si è impissata la lampadina, verso il frigo, latte fredda, a volte per 2 ore, già a bolla cominciava a crearsi, dopo 3 ore tira via il fazzoletto, un po' di rossore. Ma questa è una storia del mio cugino che ha messo i piedi sulla pignata della conserva con gli altri zateo, arrivava il mesio dalla staia, cioè queste tante esperienze che ho vissute direttamente, sia anche per questo che te le radici, le tradizioni, le radici, che diceva difatti, anche a Stefania, le radici. Ma chi te sta fortunato che te l'ha visto nonno, ma chi che non li ha? Come sapevamo noi altri di fare queste robe? Nessuno mi dice niente. Che sì, i libri. Esempio, libri. Questo qua, che viene là distribuito, te mi dà l'occasione. Allora, siccome che stampare il libro come Associazione Tognana, abbiamo una affondazione, no? Fondazione, no? Che mi finanzia. Allora, pensa del libro
che ha un costo anche non eccessivo, però pensa, siccome che collaboriamo, allora, il costo non eccessivo, diciamo anche il costo 20 euro, scritto a Cadadrio, 20 euro che è il costo quasi del libro, però chi che non ha la possibilità, anche il problema mio di ristampare, perché vuol dire finanziare, tra l'altro, allora mi ho inventato questa roba qua andando sul moderno. Si chiede se sto segnalibro qua, che venirà a distribuire, io adesso sono io a parlare con il parroco, perché Santa Cristina c'è ancora un piccolo paese che tante robe si vive. Beh, domenica 250 volontari delle parrocchie qui di Santa Cristina a pranzo, un'aria di feste, pare a tutti i signori, non so, vabbè. Allora, questo viene messo sul foglietto parrocchiale, perché Santa Cristina ha 400 famiglie, e viene messo sul foglietto parrocchiale. E si porta a casa? E venirà, no, va di casa in casa. Si porta avevo, a casa? No, avevo ancora i postini che io... Ah, che avevi i postini? Sì, 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 no, altri, sia internet che ieri che oggi. No, no, ma le piccole comunità bisticciose, poemiche, non so dire... Cioè, il paese però, è ancora paese, insomma, paese, dai. È ancora paese. Beh, anche paese, Santa Cristina. Anche Santa Cristina. E ora, visto che parliamo di influenza e raffreddori, continuiamo. Allora, prima che il nostro corpo sia interamente caldo, e perché diventi caldo, si fa un bagno caldo ai piedi, con acqua e aceto o a vapore. Secondo, che il bagno freddo sia sempre breve, non più lungo di un minuto. Terzo, che bisogna ricoprirsi subito e non asciugarsi. Gli asciugamani si adoperano soltanto per asciugarsi le mani e i capelli se per caso sono bagnati, ma non il corpo, che deve asciugarsi da solo o col ritornare a letto o col vestirsi letto e camminare all'aperto. Quarto, che il nostro corpo soffre assai quando è caldo o in sudore e sente l'aria. Ecco come si deve usare l'acqua fresca. Ecco come si deve usarla per prevenire l'influenza e il raffreddore. Ogni giorno pestare o camminare per un minuto nell'acqua fresca. Chi fa questo uso non prenderà mai né raffreddori né influenza. Tutti scalzi, camminare stamattina, fa un minuto. Sull'aguasso. Un tocchetto del prato. Vanti in Rio, l'aguasso, per esempio, verso un'altra parte. Aspetta che sentiamo se Stefania sa cosa che è l'aguasso. Stefania, sa cos'è l'aguasso? No, perché io penso che io capisca la casina friulana, questa, la casina veneto, Friuli, che è un altro dietro. Dì che cosa che è l'aguasso. La rugiada. La rugiada. Ok. Comunque, oltre a queste robe qua in Friuli, ho parenti in Friuli. Sono andati a trovarlo qualche anno fa. Sì, ma se sta lì, cosa che c'è la... Gavin, che sia fine del mondo, chiusa parentesi. Chiusa parentesi. Allora, camminare sull'aguasso. Camminando sull'aguasso, metti strafoio, che il bete anche morbide, che non fa smaccare i piè, un quadretto. Camminare sull'aguasso, perché la rugiada, praticamente, non ha acqua. E un esempio, osserveremo, se... mica aveva un periodo che aveva le mani infiammate, che mi faceva mai. Se mettevo le mani sotto l'acqua, si raffreddava, tenevi un attimo di sollievo. Ma tirare via, si scatenava l'inferno. Invece sull'aguasso, c'è un continuo refrigerio. C'è un'acqua, io usavo anche come disinfettante, addirittura una volta, adesso non voglio in particolare, perché sennò devo... per dire, c'è tantissime robe. C'è che è una testa della pastiglia ormai. Hai capito? Non tutti, non credere, ci sono tante persone che credono in questi farmaci naturali. Allora sentiamo Stefania cosa ne pensa di quello che sta raccontando il nostro Faustino Lorenzetto, e poi perché questo si alza la mattina e tutta notte invece di dormire pensa, e dopo che si impisce le lampadine e parte con l'ispirazione a Maristella. Prego Stefania. Ma quando io ero piccola, piccola, cioè proprio un anno e mezzo, i miei genitori, soprattutto mio padre, mi ha sempre fatto camminare scalza. Ecco, vedi? Bene. E quindi io sono super d'accordo su queste cose. Mia nonna, quando ero piccola, mi graffiavo o mi tagliavo, usava la piantagine, quindi... Qualcosa l'ho imparato anch'io, ovviamente non sono un'esperta di erbe curative, però sì, secondo me bisogna camminare scalzi, intanto, perché a parte che ci riconnette con la natura, con la madre terra,
stimola la circolazione, il piede scalzo respira, se sta bene il piede sta bene tutto il corpo. E io la prima cosa che faccio solitamente è arrivo a casa e tolgo le scarpe, o arrivo in campagna e tolgo le scarpe, quindi sono super d'accordo. Fa molto piacere, perché fa capire che invece i giovani sono attenti anche alle tradizioni. Ecco, sembra di no, sembra sì, questo. Sì. I giovani, avete sentito cosa sta raccontando Stefania e con quanta dolcezza le sta raccontando, perché è la memoria che si riavvia. È la memoria che fa ricordare questi nonni meravigliosi, questi insegnamenti che ancora continua ad adoperare e forse insegnerà ai propri figli. Ecco, l'importanza delle tradizioni. Faustino, cosa dici? Sì, questo qua, adesso mi ripeto, con Enrico stiamo di passare, adesso stiamo spiegando addirittura in latino la fragola, il nome della fragola che sta seguendo adesso, ad esempio mia moglie... Ma che sei, ancora è fragola, perché mi ho ancora sì, capito... Sì, appena se me ne stanno... Ah, appena... No, perché io non ho capito che fragola, che se è fragola, se si chiama un altro nome, perché non ho capito... questo qua è un discorso, sì, d'accordo. No, non ho capito, scusa, mangi il ravanello e non sa da niente, mangi la rucola e non sa da niente. Una volta te mangiai un ravanello e te ne stai con bocca aperta da quanto che beccava. A rucola lo stesso, mi continuo a mettere sale, olio, dico sempre, e non succede niente. Cioè, ma se cambia il terreno, come che si parlava prima, i terreni, sì. I concimi. Inutile che dica, cioè, non osi più come una volta, o sbaglio, Stefania? Potevo sentire anche i giovani. Avete ragione, a me è successa proprio un'esperienza diretta qua in serra da me. È arrivato un giorno un signore e mi ha chiesto se poteva, dopo essersi fatto spiegare insomma come funziona il nostro metodo, mi ha chiesto se poteva da solo scegliersi in quel caso un pomodorino datterino che noi avevamo coltivato. Io gli ho dato il permesso, lui ha preso, è andato, ha scelto, lo ha assaggiato, è tornato da me e mi ha detto: signorina, mi dia tutti i pomodori maturi che ha, perché io non mangio un pomodoro così buono da quando ero bambino e io ho 102 anni. Ha capito? Penso, mamma mia, che bella, che bella questa testimonianza, Stefania. Noi altri che avevamo anche... Aspetta, perché se li va Giusi, se no casca in linea. Vai Giusi! Sì, siamo sul serio. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora Mirella, mi posso leggere una cosa, perché mi ho scritto altrimenti mi dimentico. Sì. La piantagine, volevo dire al tuo ospite, è acetante infestante, mi pare, o no? Tutte perché le... Aspetta che finisce. Sull'orto, nate sull'orto che avevamo ste... sti bacchetti grossi con tutti sti fi, non so se si è qui a che li mostra io. Sì? No, questo... Dopo avevo il maggio ciondolo con i fiori gialli che è molto velenoso, hanno i stessi fiori del glicine, però sono gialli e sono velenosi, mi raccomando, di non mangiare. Sì, quella, sì, penso che sia quella. Poi il selene sono i schioppettini. I schioppetti, sì. Si chiama selene quando che te compri a bustina. Dopo i bruscandoli, sarebbe il lupolo, sì. Perché finché vengono all'altezza di non so, di 20 centimetri li puoi mangiare, fa risotti e puoi fare anche frittata con le uova. Poi quando sono più alti fanno la birra. Si chiama lupolo, che è fatica trovarlo in giro le bustine. E poi le rosoline, che vedi, Mirella, andando a Casale da Dosson, tre campi di papaveri. Ho detto, quelle là sono tutte rosoline che sono rimaste lì, nessuno è andato a prendersele. Niente, volevo dire solo questo. È una bella ora questa, Mirella. Grazie, grazie. Quando... grazie. Grazie Giusi, mi fa piacere che apprezziate le tradizioni, la storia, la memoria, il mondo dei giovani. Come ci saluta Stefania? Ma vi saluto intanto ringraziandovi, perché è sempre un piacere essere vostra ospite. E vi saluto dicendo che... ce la faremo, noi insieme alle
noi giovani, insieme alle tradizioni, ai nostri nonni, ai nostri genitori, riusciremo, anche se in tanto tempo, a portare un mondo migliore, perché spesso per raggiungere un futuro migliore bisogna tornare indietro. Senti Stefania, cosa vorresti dire al nuovo ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura? che supporti di più progetti simili al nostro, che cerchi di limitare i seminativi estensivi, che il terreno va curato. Se ogni anno viene arato, si uccide ogni volta tutta la colonia batterica e naturale, il micromondo che si viene a creare all'interno del substrato, che studi il passato e che lo applichi al presente e al futuro. Grazie Stefania, grazie a Stefania Sannataro, legale rappresentante azienda agricola Montoverde del Friuli Venezia Giulia a San Giorgio di Nogaro. Sempre avanti Stefania, mi raccomando, barra dritta, prima o poi ce la faremo a farci ascoltare. Grazie. Allora Faustino, grazie Lorenzetto, come ci saluti, grazie. Cosa vuoi dire? Niente, della distribuzione del libro praticamente avevo detto, e è un libro senz'altro che c'è una raccolta, come posso dire, abbastanza ampia. Mm. Perché ho fatto questa raccolta? Perché da tempo pensavo, ma tutte queste cose qua va perse, allora ho pensato di raggrupparle su questo libro. E anche praticamente mi è venuto l'idea che ho tante storie, scusa, ho 69 anni, e ho tante storie da una bambina che non parlava, e cioè, che tra fiaba, ma dove che su tutto c'è amore e c'è passione. E ora finimo dell'esasto paragrafo, influencer a freddor, visto che i temi restaion. Se per disgrazia ci sentissimo colpiti da uno di questi malanni, dobbiamo cercare di scaldarci subito e, se si è a letto, prendere per bocca il decotto. Un paio di bicchieri di decotto di camomilla con acqua e vino ben caldo, o quel che si dice vin brûlé, o decotto di orzo sempre caldo e un buon cucchiaino di miele bollito assieme. Dopo poco tempo si sentirà caldo e da allora si faranno applicazioni fredde spiegate prima. Quante? Si possono fare più volte al giorno. Se ci accorgessimo di aver la febbre, allora ogni 2 ore un lavacro con acqua ed aceto, finché si è spenta del tutto la febbre. Fatto il bagno o lavacro freddo, bisogna ricoprirsi subito, magari con roba di lana. Se capita il sudore, si continua con bagni di acqua fresca, ma bisogna guardarsi bene dall'aria. Procurare di essere ben coperti, così alle madri si raccomanda che coi loro piccoli, prima di far loro di questi bagni freddi, tastino colli, mani e piedi, perché se non sono caldi possono far loro prendere altri malanni. Ci sono altri rimedi? Sì, ci sono. Quando uno avesse il raffreddore o il naso o la testa ingombra, si metta una compressa calda attorno al collo per un'ora. Cosa vuol dire compressa calda? Un impacco. Ah, un impacco caldo attorno al collo per un'ora. E prima prenda un decotto, un bicchiere di fiori di tiglio o di sambugo, assieme a un cucchiaio di miele bollito, assieme e prenderlo caldo. Se per l'influenza, decotto di foglie di eucalipto, o meglio un mezzo bicchiere di liquore di eucalipto durante la notte. Maria Vergine te la spiega, no, bene, ma il lavacro, cosa vuol dire lavacro? Praticamente con un bagno, con la doccia, zia? No, con un panno bagnato, passarlo davanti e tradire sul corpo. Questo è lavacro. Lavacro. Giovanni Corret, il nonno, lo raccontava, che un fatto anche il video, che praticamente mancava il fiato. Però, che salvava bambini ogni anno, acqua fredda a 40, mamma che arriva. Tra l'altro su questo libro qua che c'è tante storie, che cura praticamente uno qua, bronchite, andava di notte. E poi, perché ho indagato? Perché è stato denunciato a volte per abuso di professione, praticamente, no? E, ma che se tutti gli aneddoti che racconta tante storie di cosa che ha fatto praticamente. E ora finiamo qua, seconda storia delle erogazioni numero 2, poi salutiamo il nostro Faustino Lorenzetto. Andiamo a vedere la seconda storia, le erogazioni.
Praticamente una volta fatta questa processione preghiera e dopo era... E ritornava dalla chiesa e era finita la funzione, ritornava tutti insieme in processione, tu capivo com'è. Noi eravamo rifreschi. rifreschi, ricali. No, ma comunque era devozione, era tu capivo. Se credeva, se andava con fede, comunque che non è stata mai una ventina di persone, insomma. Era, sì, non era fuori oceanico. No, era quello il posto, quando veniva in Fratea, in Via Stea, era il gruppo di Via Stea. Quando veniva in Fratea in campagna, non era qui di Via Stea, era qui della campagna, sì. E si portava in chiesa, la chiesa partiva, e lo più andava sul posto, dopo ritornava ancora sulla chiesa. Beh, allora, ti mi ha dato una spiegazione completa, questa anni che mi dica tra roba a testa, e dico, non mi ricordo, dopo... E se chi che robe si ricorda di più, dopo anche magari l'età più avanti, nel senso che si più grandi, ora è... Beh no, ottimo, questa è la prima intervista, ma sono... Mi pare che anche quando gli facevi quella, forse gli facevi una per via, ma nel preciso non lo ricordi. E quando gli facevi quella per il centro, io facevo torna ai tulli e alla chiesa, torna ai tulli della chiesa, e poi faceva la rovazione per il centro. Perché mi pare che faceva per ogni via, noi adesso. Questo durava anche di più, forse era una per ogni via, come principale, vedi che era 6, 7, 8, quel che era. E come adesso con Rosario praticamente, stessa, che viene fatto ogni, per ogni via? Ecco, sì. È come quando vi portava la Madonna per ogni via. Ecco, sempre o meno la stessa tipologia, ma dopo con Madonna è stato un po' diverso. Ti sarà anche bravo Fossino, ma te mi metti a musica di accesa, sai se capirlo sto qua in dialetto. Beh, sei un creativo Faustino, non c'è niente da fare, sei proprio un creativo nato. Questa qua era un'altra roba tutte le memorie che ho qua. Tutte le memorie che te hai. Grazie a Faustino Lorenzetto, esperto di tradizione venete. Grazie, pubblicità. Arrivederci. E vedete, questa mattina abbiamo un'altra ospite molto importante, un'altra donna che si sta battendo per la giustizia. È con noi Romina Ceccato, presidente associazione Alba Luci sulla Buona Strada. Allora, grazie Romina Ceccato di essere qui con noi, perché ci sono delle novità e giustamente quando ci sono novità noi invitiamo i nostri ospiti e le nostre ospiti a parlare, perché dobbiamo essere messi al corrente di come proprio loro si stanno battendo per avere giustizia. Allora, vediamo intanto la foto dove ti ritrae col ministro Salvini, che è venuto a Treviso e sei riuscita ad incontrarlo. Allora, la caparbietà, la determinazione, ma l'obiettivo è uno, è quello arrivare ad avere giustizia. Eccola qua la nostra Romina Ceccato assieme al sindaco Mario Conte e al ministro Salvini. Allora, cos'è successo, Romina, e grazie di essere qui. No, innanzitutto io ringrazio te, Mirella, che sei sempre disponibile a darmi la parola e so che stai combattendo con me insieme. Ringrazio innanzitutto anche Nicoletta Piovesan, presidente del Veneto Imprese Uniti, perché è lei, insieme qui con noi in una trasmissione, che ha cercato in tutti i modi. Ringrazio anche il sindaco Mario Conte, che veramente ci ha messo tanto d'impegno per farmi fare questo incontro. Bene, questo incontro che abbiamo avuto con il ministro Salvini, abbiamo parlato un attimino di alcune cose, la giustizia, il codice stradale. Io ho chiesto al ministro Salvini e lui mi ha detto di sì, adesso spero che mantenga la sua parola, che non sia stata solo una parola di campagna elettorale, perché sappiamo che quando siamo in campagna elettorale magari promettiamo, tu lo sai che io sono diretta, mi dispiace, promettiamo magari mari e monti. Io adesso aspetto, le campagne sono finite, aspetto. Lui ha promesso di ricevermi a Roma, di poter incominciare a lavorare. Le testuali parole, attenzione, le dico qui davanti a tutti, perché dopo io non nego quello che dico. Queste sono state le testuali parole dette dal ministro, spero che non se le mangi. Grazie, la voglio ascoltare, perché grazie a voi piccole associazioni e voi mamme
combattenti che ho bisogno per capire, per sistemare alcune cose e venirvi incontro. Sono a vostra disposizione. Allora, detto questo, presento anche un altro graditissimo ospite che è Gianni Belloni, Osservatorio Civico PNRR Veneto. Grazie, direttore, di essere qui con noi, però io voglio leggere quello che ha detto lei perché veramente mi ha intrigato tantissimo, direttore. Allora scrive: serve un monitoraggio civico delle opere del PNRR. Vogliamo che i soldi tanti che sono arrivati ed arriveranno in Veneto vengano utilizzati al meglio per degli obiettivi condivisi e che possono migliorare la qualità della vita dei cittadini. È necessario aprire un dibattito su questo piano e sulla direzione che dovrà prendere. A dirlo è Gianni Belloni, direttore del centro di inchiesta sulla criminalità organizzata al convegno che si è tenuto a Dolo. Allora, Presidente, intanto grazie di esserci, ma veramente grazie. Prima abbiamo grazie sentito la mia ospite Stefania Sannatario, che ha aperto un'azienda innovativa in Friuli, ecco, con l'acqua ponica per anche combattere la siccità, per mangiare sano e bene, ma molti paletti, veramente questi ragazzi sono allo sbando, non riescono ad arrivare ai bandi. Ha telefonato un'altra mamma da un altro paese, anche mio figlio non è riuscito ad arrivare a nessun bando, i bandi se li prendono gli amici degli amici. Cosa ci dice, Presidente? Ma io dico che l'occasione del PNRR è un'occasione straordinaria, perché mai ci sono stati investimenti così importanti per dare ossigeno all'economia e soprattutto per raggiungere degli obiettivi condivisi, per cui la tutela dell'ambiente, la salute. Allora, dare possibilità ai giovani, dare possibilità alle aree più svantaggiate del paese, pensiamo alla montagna. Allora, anche qui in Veneto ci sono aree molto, molto svantaggiate, come appunto le nostre montagne. Allora, questi soldi ci sono, stanno arrivando. Noi pensiamo che sia molto utile che anche i cittadini, i comitati, i gruppi, le associazioni, le classi delle scuole si attivino per capire dove stanno andando questi soldi e per quali opere, come queste opere verranno eseguite e come verranno poi gestite. Cioè, diventare noi protagonisti anche di questo piano, perché la possibilità che noi abbiamo di attivarci e anche di radiografare alcune opere, da una parte dà meno possibilità al fatto che ci siano episodi di corruzione, di infiltrazione mafiosa, eccetera, ma dall'altra parte dà possibilità anche che queste opere servano davvero per quello che sono state pensate. Faccio un esempio: in una scuola di Padova si è pensato di costruire una palestra, una cosa condivisibile ovviamente, utile. L'unica cosa è che si è pensata di costruirla nel cortile, sacrificando un giardino a cui quella scuola teneva moltissimo. Allora c'è stata una mobilitazione dei genitori, dei ragazzi, e il progetto è stato cambiato giusto tre giorni fa. Il progetto è stato cambiato e quell'opera andrà, si definirà un altro luogo. Ecco, questo è solo per fare un esempio di quanto la partecipazione delle persone, l'attenzione delle persone per quello che sta succedendo è fondamentale e può assicurare il successo di questo piano, che, come dicevo, è un piano straordinario, nel senso che non tornerà più per decenni un'occasione di questo genere. Per cui questo è un po' il messaggio che vogliamo dare come osservatorio. Belloni, mi scusi, io ho avuto un imprenditore che è andato in una scuola perché è stato chiamato dall'amministrazione a fare i lavori. All'interno di questa scuola, quando ha visto il lavoro che si doveva fare, ha detto qui davanti alle telecamere, il messaggio che ha ricevuto di fronte anche a questi studenti che ascoltavano: qui non metterci tanto le mani,
perché non abbiamo la possibilità e non ci sono i soldi per fare questo. Lui ha guardato alto e ha detto: ma allora per cosa mi avete chiamato? Cioè, cosa devo mettere? Dei ritocchini, con i ragazzi naturalmente che ascoltavano, e sono ragazzi che ascoltano, non che sentono, che è diverso. E lo trovo scandaloso, perché il PNRR ha destinato tanti fondi alla scuola. Nelle scuole ci sono i nostri ragazzi, ci sono i nostri giovani, sono scuole che vanno assolutamente messe in sicurezza. Ecco, Presidente, cosa ne pensa? Perché l'ha dichiarato qui davanti alle telecamere questo imprenditore che è nell'edilizia. Beh, questo io non conosco il caso, non faccio fatica ad esprimermi su questo. So che ci sono in corso tantissimi investimenti anche di adeguamento tecnologico nelle scuole. Quello che noi, l'invito che noi facciamo è quello appunto che i gruppi, le classi, i comitati di cittadini adottino un'opera prevista dal PNRR e la possano radiografare attraverso una scheda che noi mettiamo a disposizione, che è una scheda che ripercorre tutta la storia di quest'opera, dell'appalto, dell'esecuzione, eccetera, eccetera. Noi facciamo anche una formazione per questi gruppi che si terrà a Padova a metà giugno, proprio per l'utilizzo di questa scheda e per la raccolta dei dati. Pensiamo che questo sia un modo per attivare le persone e per renderle vigili, ma nel senso propositivo del termine, anche appunto nel poter dare delle indicazioni utili su come fare le cose o magari su farne delle altre, perché quelle pensate non sono adeguate, non rispondono ai bisogni della comunità. Ecco, questo è l'invito che noi facciamo. C'è un sito, che è il sito dell'osservatorio, che si chiama osservatorio civico pnrr.veneto.it, osservatorio civico pnrr.veneto.it, e a questo sito intanto noi carichiamo un po' di informazioni su questo PNRR in Veneto, i numeri, le analisi che degli esperti fanno su quello che sta succedendo, su come è gestito, e poi c'è questa chiamata, diciamo così, alla vigilanza. Ci si può iscrivere ai due giorni di formazione e pensiamo che sia un'occasione utile, ecco, per la buona riuscita di questo piano. Allora, dottor Belloni, quello che noi vorremmo anche capire è se questi fondi possono essere dirottati. Noi abbiamo dei fondi del PNRR che ci arrivano dall'Europa, una parte dobbiamo restituirli, una parte sono a fondo perduto. Cosa ci dice? Beh, questo, il fatto che una parte siano prestiti e si debbano restituire è un motivo in più per utilizzarli al meglio. Perché creiamo debito, però che questo debito serva realmente alle esigenze impellenti che abbiamo. Noi abbiamo delle esigenze impellenti che riguardano ad esempio la necessità di riconvertire il nostro sistema energetico, noi abbiamo delle esigenze impellenti che sono quelle di mettere a posto il nostro territorio. Abbiamo visto in questi giorni cosa succede nella vicina Emilia-Romagna, cosa succede ai nostri fiumi con la siccità, cosa succede alla nostra sanità, cosa sta succedendo alla nostra sanità negli ultimi anni, negli ultimi mesi. No, i cittadini lo sanno benissimo, se ne sono ben accorti di quanto la sanità sia in difficoltà. E il PNRR, ad esempio, nella missione 6 investe molti soldi con la costruzione delle case di comunità, degli ospedali di comunità, tutte cose molto importanti, però ad esempio c'è da domandarsi queste case di comunità, questi ospedali di comunità, se avranno gli infermieri e i medici per operare davvero. Ad esempio, questa è una domanda che i cittadini è giusto che si facciano e che soprattutto le rivolgano a chi di dovere. Oddio, noi ce la facciamo tutte le mattine, Presidente, che me ne frega del letto d'oro se dopo non ho il medico, l'infermiere che mi cura bene.
Ecco, perciò esatto. Noi ce la facciamo tutte le mattine e le diciamo in diretta questa domanda. Invece tante strutture, investire di più anche sulle persone e sui servizi non sarebbe male, visto che abbiamo questi fondi. Però le strutture fanno più business. Questa è la verità, questa è la verità. Romina Ceccato, dopo ritorniamo ancora dal presidente Belloni. Romina Ceccato, un altro obiettivo è la giustizia. Ecco, anche qua la giustizia, che non è la giustizia uguale per tutti, ma non funziona proprio così, dobbiamo dircela la verità. Funziona perché ha tanti soldi, perché ha le amicizie specialmente politiche, perché sennò arriva sempre lo zio Remo, faremo, diremo, inviteremo. Adesso tu hai parlato col ministro Salvini, dal dire e fare tu dici c'è di mezzo il mare, però vediamo se mantengono le promesse. Prego. Non c'è solo di mezzo il mare, come diceva prima il presidente, c'è di mezzo anche i fiumi, perché io posso proprio dirlo, sono stanca. Tante promesse, tanti facciamo, tanti. Io adesso, per carità, nulla a togliere. Sento tanto parlare che mancherebbe altro, è giusto sistemare le scuole, è giusto sistemare tante cose, è giusto mettere a posto questo, ma io non sento mai, ma quasi poco, sti giovani. Vogliamo aiutarli anche sulla sicurezza stradale? Vogliamo fare qualcosa per questi giovani che si mettono in macchina e che non sanno che cosa hanno in mano? Perché io l'ho sempre paragonata a un'arma. Ma che cosa dobbiamo fare noi presidenti di queste associazioni? Noi che abbiamo perso figli e che stiamo lottando perché altre famiglie non soffrino come soffriamo noi. Non sentiamo mai qualcuno che apra la porta. E io ne ho bussate di porte, come ho detto prima. Io adesso sono contenta di aver parlato col ministro, ma non sento niente del PNR, che magari facciamo un investimento sulla sicurezza, entriamo sulle autoscuole, entriamo sulle scuole, facciamo qualcosa di utile per ragionare. I giovani sono il nostro futuro. Ma li stiamo perdendo. Io ho visto e ho anche sentito sulle votazioni. Non gliene interessa niente, perché per i giovani la giustizia non c'è. Non c'è la legge, non c'è rispetto di chi veramente fa qualcosa di buono. E io l'ho visto. La legge, mi dispiace, l'ho provato su di me, non è uguale. Se tu, come ha detto Mirella, ne hai tanti o sei alto livello, c'è spazio per tutti. Io ho visto in questo momento che quando hai un proprio interesse istituzionale, viene giù anche il Papa, scusami del termine. E noi chi siamo? Perché siamo comuni mortali? Qual è la differenza da chi è lassù a quelli che stanno soffrendo e si stanno rimboccando le maniche perché anche quelli lassù non provino lo stesso dolore nostro? Ma io non sento mai nessuno che scusa, dica quelli da su quali che governi governo, ministri, la politica in generale quella che conta, quella dici che tu. noi andiamo a votare e dopo non lamentiamoci se i futuri giovani non vanno a votare. Non c'è segnale. Presidente, come commenta questo sfogo della nostra Romina Ceccato, che ha perso questo figlio meraviglioso assieme ad altri ragazzi e che ancora adesso sta cercando giustizia? Prego. Beh, intanto condoglianze. Sono cose difficili, come dire. La signora ha perfettamente ragione. Sono aspetti di educazione, ci sono aspetti per quanto riguarda gli incidenti stradali, sto dicendo, di sicurezza delle strade, di regole che vanno applicate. Però quello che mi sembra che dicesse di importante la signora è che i giovani sono proprio un po' scomparsi dal radar. C'è poca considerazione sulle nuove generazioni. Sarà che sono pochi, sarà che noi vecchi siamo troppi rispetto a loro, sarà che sono stati, come dire, invitati a non votare, quindi non contano, non pesano, però veramente c'è la sensazione che non ci sia un pensiero rispetto a loro. Penso ad esempio alla questione della crisi climatica e al mondo che li stiamo preparando.
perché loro pagheranno un prezzo molto più alto di quello che stiamo pagando noi, perché hanno di fronte molti più anni e anni più difficili. Allora, se non facciamo dei sacrifici noi, se non facciamo degli investimenti noi, e loro li dovranno fare moltiplicati per 10, per 1000. Ed è una questione di giustizia, quello di apparecchiare il mondo migliore possibile nei loro confronti. Per questo penso che, ad esempio, sul PNRR si debba applicare un criterio molto importante di difesa dell'ambiente, ad esempio, che non siano opere che contribuiscono a peggiorare la situazione. Noi su questo siamo molto attenti, perché le opere che si vanno a finanziare non abbiano degli effetti negativi, insomma. Ecco, questo mi sento di dire. Allora, Romina, in questi giorni si sente parlare molto di sicurezza stradale, ci sono anche delle manifestazioni molto importanti, ma se ne parla un giorno, due giorni al massimo, un weekend, poi si chiude tutto. Qualcuno spende anche una barca di soldi magari per fare questo, ma io mi domando se veramente rimarrà proprio questo insegnamento, il capire che la macchina è una bomba, che la devi saper guidare, la devi saper usare, che quando esci la mattina non puoi farti le tue regole, sia che tu sia un ciclista, un motociclista, un automobilista, ecco, un pedone, devi rispettare te stesso ma soprattutto anche gli altri. Però non si sente, come hai detto tu, di investire sui giovani. Non abbiamo la certezza della pena, tu ne sai qualcosa, hai perso questo figlio, però quello che ha ucciso tutti questi ragazzi è tranquillamente libero, cioè nessun problema. Quanti sono morti, Romina? Sono morti quattro ragazzi lasciati lì ad annegare. E una ragazza, per fortuna, è stata salvata e quindi, ringraziando il Dio, per fortuna almeno un po' ha potuto anche dire che non era colpa di loro che andavano piano. Perché allora si continua a investire nelle strutture e non si pensa a quella che è invece la certezza della pena, come ripeto, che non se ne parla. Abbiamo la possibilità di avere delle leggi, ma sono interpretazione, perché hanno fatto anche questo. Ogni giudice può interpretarla alla propria maniera. Prima hai l'ergastolo da una giuria, poi ti assolvono, non hai più l'ergastolo, hai tutta un'altra cosa, da 20 anni passi a 5-6 anni. Ecco, come vedi tu la storia dopo aver sentito il presidente? Dobbiamo metterci assieme, tutti fare la nostra parte, se poi quelli che fanno veramente la loro parte vengono invitati a questi tavoli importanti dove là si discute del problema. Posso essere sincera? Certo. Non ci credo più a niente, non credo più a nessuno e continuerò a portare avanti, come ti ho detto prima, ho sentito tante parole, ho ricevuto tante porte chiuse in faccia. Tante persone ci sono. Sta parola ormai mi ha stancato. Io dico sempre una cosa molto importante: non mollerò. Sarò una palla al piede per tutti quanti, perché io vi auguro di non provare mai a dormire un'ora nel cuscino dove dormiamo io e altre famiglie. Non è il fatto, Mirella, il mio problema è che non è che parlano un giorno, parlano due, parlano per darti l'accontentino. Mi dispiace, questo è quello che penso io. Parlano perché oggi, ecco, oggi sono qua, ti do l'accontentino. Domani sono in un'altra TV, ti do l'accontentino. Oggi ti ricevo sindaco, ti do l'accontentino. Io non ho bisogno dell'accontentino. Perché se l'accontentino fosse riportare in vita mio figlio o altre persone che non rischiano la vita, bene, io non posso sentire certe persone che dicono dobbiamo chiudere nei propri paesi magari strutture di bar dove tu dovresti lasciare aperti alcuni locali e andare lì, cari istituzioni, andate alle 11, andate alle 10 se volete veramente che i giovani vi credono, andate lì a controllare, date più attenzione a loro. Non c'è niente. Incominciamo a mettere in pratica la legge, perché io non posso pensare che uno, un macellaio, anche un tabaccaio, quello che difende la propria, il proprio negozio, perché uno gli viene a rubare, sta dentro in galera. E uno che ammazza per strada, perché per me quello che provoca un incidente è un assassino.
Non esiste riti abbreviati perché dovete, perché io lo faccio con tutta me stessa, dovete parlare con questi giovani, coinvolgerli questi giovani, non hanno la mentalità nostra e io ne parlo perché ho all'interno dei ragazzi. Non posso obbligare il mio giovane a dire vado fuori a bere perché chiudo una struttura, un bar, ma io il giovane voglio che rimanga, certo dopo può andare dove vuole. Non può un giovane vedere chi ha ucciso dei ragazzi e lo vediamo tuttora, perché tuttora li vediamo, vanno dentro e poi vanno agli arresti domiciliari a casa. Ma questa è la nostra legge? Ma allora ci sono le leggi? O non ci sono? Perché se ci sono, scusatemi ma faccio proprio un appello, licenziate questi giudici o questi PM e mettete quelle persone che sanno metterle in pratica, perché se io sono un operaio e lavoro in una ditta, se sbaglio mi mandano a casa. Allora, se invece non ci sono e ci sono le persone preparate, allora c'è qualche problema. Io adesso spero che le parole del Presidente, del Ministro Salvini siano state sincere e me lo auguro. Ho mandato una email al Presidente del Consiglio Meloni che non ho ancora ricevuto e mi dispiace perché essendo mamma un po', però aspettiamo, io sono sempre quella che aspetto, ma adesso non aspetto più. Adesso. Però scusami Romina, ma il tuo caso è il caso che riguarda tante famiglie come la tua che hanno perso questi ragazzi o ragazze che non ritorneranno più. Forse il ministro Nordio è quello che dovrebbe più ascoltarti, perché tu stai chiedendo la giustizia per te e per queste famiglie e per altri ragazzi. Forse questo ministro della giustizia, che è anche poi un trevigiano, dovrebbe ascoltarti, come ha fatto il Presidente della Repubblica che ha risposto alla tua lettera che hai mandato. Forse è là che c'è il nocciolo duro della questione giustizia o sbaglio? Dico la verità ora? Tu sai che io la dico sempre la verità. Allora, io ho chiesto, noi qui abbiamo delle persone come Raffaele Speranzon, il senatore, bene, io ho chiesto a questo senatore di poter fare un incontro con il presidente Nordio e ti dico che l'ho chiesto ancora a dicembre. Sì, 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 io sono ancora qua, seduta, e so che è venuto giù, so che è stato a Mestre, so che queste persone a cui io ho chiesto erano lì, perché almeno fatevi furbi, non fate le foto. Non fate le foto. Questa è la rabbia. Ma chi siamo noi? Cioè ci trattate come persone ignoranti. Ma io vi auguro davvero, anche il ministro Nordio e tutti quanti, noi ci mettiamo di tasca nostra i soldi per poter andare avanti. E ci sono certe persone, certe mamme che io non lo so, perché io non so dove trovo il coraggio di continuare questa battaglia, ma ci sono certe persone che non ce la fanno, si ritirano dal dolore, dalla disperazione. Allora, torniamo al presidente Gianni Belloni, perché sono parole importanti quello che ha detto Belloni, quello che sta dicendo Romina Ceccato, è tutto un esso, giustizia e soprattutto trasparenza su quello che succede. Allora, Laura Fregolente dello IUAV di Venezia, Comitato Scientifico e Centro di Documentazione Criminalità Organizzata in Veneto, ha posto l'accento sul fatto che tanti piccoli comuni non hanno le capacità e le risorse per poter mettere a punto progetti in grado di spendere i soldi in arrivo. Non ci sono, ha detto, in questi piccoli enti locali le persone e le risorse necessarie. A sottolineare la necessità di un monitoraggio civico è stata anche Stefania Beis, segretaria dell'Associazione Libera in Veneto. Mi scusi, sa, Presidente Belloni, ma quando si fanno le giunte, noi abbiamo bisogno di persone competenti. All'interno di questi uffici ci sono delle persone che dovrebbero sapere di quello che stiamo parlando, persone competenti. Come si fa a dire nel mio comune, anche se è piccolo,
però ho persone competenti. Invece qua sentiamo che specialmente nei comuni piccoli queste persone non ci sono, non hanno i mezzi per poter avere questi fondi. Io veramente non riesco mica a capirla questa cosa, perché non è questione di soldi, qui stiamo parlando di competenza. Ci sono assessorati che hanno bisogno di competenza, uffici che hanno bisogno di competenza, stiamo parlando di attività produttive, urbanistica, lavori pubblici. Inutile che andiamo nel grande, anche nel piccolo dovrebbe funzionare così, di persone competenti. Prego, direttore. Sì, questo è un problema, non so, c'è un ritorno. È un problema enorme. Noi abbiamo dei comuni anche di 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, che non ha neanche un geometra alle sue dipendenze che possa lavorare e lavorare a questi bandi, lavorare a questi progetti. Il paradosso è che, siccome i finanziamenti vengono dati per bandi a cui bisogna concorrere, spesso sono i comuni più in difficoltà, che non hanno le risorse per elaborare dei progetti, che perdono bandi, cioè che in qualche modo va a finire. Mi sentite bene? No, stiamo ascoltandola perfettamente in silenzio. Ah, ok. Sono io che ho un ritorno. Scusate. Va a finire che piove sul bagnato, cioè i comuni che sono più strutturati, che hanno alle dipendenze dei tecnici preparati, o semplicemente dei tecnici, e quindi in grado di produrre dei progetti e di concorrere a questi bandi, hanno i finanziamenti. I comuni più disagiati, che magari hanno appunto questi problemi, non riescono ad arrivare a finanziamenti. Questo è un problema enorme. Perché i comuni sono stati in tutti questi anni tartassati, perché sono state fatte le assunzioni, quindi non hanno al loro interno, negli uffici, le competenze per poter amministrare e progettare decentemente. Noi, ad esempio, una richiesta che facciamo alla Regione Veneto è quella di aumentare la squadra di consulenti che dovrebbero supportare i comuni, rinforzarla, e diciamo, prendiamo in esame tutti i progetti che non sono stati finanziati e con i prossimi finanziamenti europei facciamo in modo che vengano sostenuti. Altrimenti appunto c'è questo paradosso per cui hanno più finanziamenti chi paradossalmente ne ha meno bisogno, perché è più stato, più preparato. Sì, però quando si è parlato di unire i comuni, c'è stato questo referendum, non è stato spiegato bene ai cittadini cosa voleva dire unirsi, le possibilità che tu avevi se facevi squadra, se ti univi, certo. Perché i comuni piccolissimi da soli non andranno mai da nessuna parte, ma qui c'è anche una volontà dell'amministratore di far conoscere e capire perché ti chiedo di unirti. Invece c'è stato il campanilismo totale da parte di qualcuno, col cittadino completamente all'oscuro di quello che avrebbe guadagnato di più se avesse fatto ho fatto squadra, o sbaglio, direttore? Perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo. Occorre che i comuni vicini si mettano in rete, ci sono delle bellissime esperienze come l'unione dei comuni del Campo San Pierese qui nell'Alta Padovana, ci sono stati esempi di comuni che si sono uniti, questa è la possibilità. Poi d'altra parte bisogna dare più risorse ai comuni, perché sono i centri nevralgici, quelli che curano le cose con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, gli asili nido, le scuole, i servizi sociali, i trasporti, devono assolutamente essere messi al centro e essere rafforzati. Direttore, allora ormai il tempo è scaduto, come ci saluta e cosa vuole dire? Ecco, un appello che vorrebbe fare specialmente alle persone che devono capire che l'unione fa la forza, conoscere. Ecco, lei ha aperto anche questo sito, prego. Ecco, sì, sarei molto contento che venisse appunto divulgato questo sito e che le persone potessero andarla a vedere e partecipare. E quindi in qualche modo far parte di questa, rispondere a questa chiamata alla vigilanza, al monitoraggio, perché la grande sfida del PNRR
possa andare davvero in porto e possa migliorare la qualità della vita di tutti. Cioè, cominciamo a farci i fatti di tutti, a impicciarsi di quello che accade, attiviamoci, perché solo così possono cambiare le cose. Quindi questo strumento che noi mettiamo a disposizione di monitorare le opere del PNRR può essere, come dire, un modo per attivarsi concretamente e così evitare il peggio e sperare il meglio. Grazie, grazie a Gianni Belloni, Osservatorio Civico PNRR Veneto, grazie di essere rimasto con noi. Romina Ceccato, grazie, ecco, grazie, grazie a lei. Che l'ultimo appello, cosa vuoi dire? Allora, io dico una cosa sola. Care istituzioni, come lui ha detto che è difficile comunicare, non è vero. Quando vogliono quello che è interesse proprio e per essere visibili loro, lo fanno. Quindi rete significa anche questo. Quindi cercate, visto che avete anche dei consiglieri all'interno delle amministrazioni, magari comunichiamo anche noi associazioni con voi, che non è che se collaboriamo insieme vuol dire che vi portiamo via la visibilità. State tranquilli, ve la lasciamo la visibilità, cari istituzioni, ma cerchiamo di salvare qualche vita e comunichiamo di più ai nostri giovani. Io vi lascio tutta la vostra visibilità, non ne ho bisogno, non ne ho bisogno. Senti Romina, ma non è il caso anche di unirvi tra associazioni? Perché noi abbiamo familiari vittime della strada, guarda, cioè tutti assieme portare avanti guarda, ecco, questo tema che riguarda poi tutti noi, perché la sicurezza e la giustizia riguarda guarda, il popolo. La cosa bella è che noi siamo uniti, perché abbiamo io, poi c'è un'altra associazione, quella che hai visto che era con me, che è rivolta a un ragazzo, Valentino, a passeggio con Valentino, che anche lui è morto in un incidente stradale. Poi c'è la mamma di Mattia, che anche lei pur, perché noi non guardiamo, perché chiediamo la stessa cosa: giustizia, rispetto e collaborazione. Ci mettiamo noi le nostre spese, non chiediamo niente, ma collaborazione. Quindi noi lo stiamo facendo anche con quella di Verona, che noi stiamo lavorando, è che loro non so perché non vogliono collaborare con noi. È questo che vorrei avere la risposta. Se me la danno, allora lo capisco. Come hai detto tu, unione comuni. E noi siamo uniti. Noi ci sentiamo tra associazioni. Cos'è che ti fa più male, Romina? Perché sono anni che tu combatti come tante altre associazioni. Quel tipo di accontentino che ti danno. Famosa pacca sua spalla. Brava. Io non ho bisogno dell'accontentino, non ho bisogno la spalla per piangere, perché io piango lo stesso la morte di mio figlio, la piango anche da sola. Ma non voglio vedere altre famiglie, perché ve lo dico, siamo morti noi. Io tiro fuori anche l'anima. E Mirella lo sa, io sto combattendo e continuerò a combattere, perché ho anche una malattia, ma non me ne frega niente della mia salute. Io voglio rispetto e voglio che questi giovani incomincino ad essere considerati, coinvolgeteli. Non siamo più come una volta, che la mamma ti diceva vieni a casa, punto, e vai lì. No, non andiamo a dirgli bevete, lo sappiamo che bevono, lo sappiamo che usano sostanze, ma cerchiamo di coinvolgerli, facciamogli una festa, inventiamo qualcosa, portiamo, andiamo noi istituzioni, lasciate a casa l'associazione Alba, se non vi interessa dell'associazione Alba, ma ce ne sono tante altre associazioni, andate sindaci sul posto dai ragazzi, uscite alla sera, andate a bere un bicchiere di vino con loro, ma fatevi vedere che siete con loro. Lasciate stare Romina se vi sta antipatica, ma ce ne sono tante altre persone utili. Grazie, grazie alla nostra Romina Ceccato, questa mamma che sta cercando, come altre mamme che si sono rimboccate le maniche per avere giustizia, non solo per loro ma per tutti noi, perché la giustizia dovrebbe essere unica, sola e uguale per tutti. Grazie a Romina Ceccato, grazie, presidente associazione Alba Luci sulla buona strada, veramente grazie, sempre avanti anche a te Romina, noi ci saremo e andiamo con la posta di Mirella.
torre hacia un alto dos. Una vez que lo divise, lo vamos viendo todo capital. Vamos a ver. Impresionante, señores, impresionante. El toro sigue pegando en la cuesta malo, lo estamos viendo. Se está acercando José Luis hacia el toro. Ahí lo tenemos en pantalla, José Luis. Ahí lo tenemos en pantalla. La plaza muda en estos momentos, impresionante la plaza de Buñol. Impresionante, señores, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y el toro sigue pegando, y el toro sigue pegando, señores, por las vallas. No. Ahí lo tenemos. El toro sigue pegando, señores, y José Luis al lado de él. Impresionante, señores. Impresionante lo que estamos viviendo en la plaza de Buñol. Vale, quieto, Levanta el rabo fuerte, venga, levántalo bien. Así, 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 bonito, así. Así me gusta a mí. La obediente, vale, vale, quieto, quieto. El toro no deja de... El toro no deja de mirar a la gente. Bajando un 25, un poquito guapo, es bonito, no, no, no. Bien, bien, bien.